No, beh, allora io in realtà stavo facendo una storia sul mio Instagram. Ma io non perché... ci sono. No, ho capito, Zazzaroni qui a Napoli, di nuovo al velo del calcio. Cioè, è il velo del calcio? Lo devo dire a tutti i nostri, insomma, follower. Allora, questa è la prima del velo del calcio, sono tornato nella serata giusta, oltretutto, perché non c'è campionato e gioca la nazionale. Okay. Direi che è perfetto. Perfetto come intro, noi ci siamo, stiamo arrivando, il velo del calcio adesso andrà in onda. Facciamo un botto, minuto. Ecco, minuto di pubblicità, poi sigla e ci saremo noi con tanti ospiti. C'è Zazzaroni, ragazzi, mica. A tra poco, Tufano. Con Euronics Tufano, il ritorno a scuola si fa più interessante, con sconti fino al 50%. Lenovo Notebook IdeaPad 3, tuo, a 349 euro. Canon stampante multifunzione Wi-Fi, tua, a 99 euro. Asus Chromebook con schermo da 15 pollici Full HD, tuo, a 279 euro. Prima rata a gennaio 2023. Lenovo tablet 64 GB e modulo 4G LTE, tuo, a 199 euro. Xiaomi smartphone Redmi 9C 128 GB, tuo, a 159 euro. Xiaomi Android TV UHD 4K, 43 pollici, tua, a 249 euro. E non è tutto! Vieni nei nostri store e scopri il grande concorso Tufano VIP Premia. In palio, 3 auto per very important person. Euronics Gruppo Tufano. Un mondo più avanti e pieno di sorprese. Claudia Mercurio. Ma ciao, buonasera. Buonasera, benvenuti al velo del calcio per una nuova e entusiasmante puntata. Ma questa sera qui non sarò sola, perché sicuramente ci siete voi, ci fate compagnia. Ormai da 2 settimane ne siete in tantissimi anche per questa 11ª edizione. Quindi io vi ringrazio, state con noi. Lo so che stasera c'è anche la nazionale, lo so, ma dobbiamo tirare un attimino le somme, no? Un piccolo stirare, un piccolo bilancino di queste prime partite. Lo faremo con una grande squadra, ma soprattutto con lui, proprio perché siamo in sosta campionato. È qui Ivan Zazzaroni. Non vengo. Dove? Vieni, vieni. Vengo. Non vuole entrare. No, non vuole entrare. Da dove entri? Scusa un attimo. Non vengo. Dove stai andando? Aspetta che giro di qua. Perché hai fatto così? Come stai? Bene, Ivan, buonasera, molto contenta che tu sia qui. Perché hai fatto così dall'altra parte? Perché è perché lei è bella, però è viola. Ecco, Fabiola. Lei dice, la mia vita per questo meraviglioso vestito che è viola. Beh, io ho risposto al caro Zazzaroni che il viola io so che porta male a teatro. Però lui sostiene che in TV... E stasera siamo a teatro, dai, mettiamola così. Allora, andiamo a salutare Gennaro Arpaia in postazione, perché noi ce l'abbiamo ed è qui. Sera Ivan, bentornato. È invecchiato Gennaro Arpaia. È ingrassato? È invecchiato. Siamo invecchiati tutti, almeno sembri, questa è la mia scusa. Sembri più maturo. Più maturo. Vabbè, è cresciuto. Maturo va bene. Un anno e mezzo, 2 anni con te. Bentornato, bentornato Ivan, bentornati chi voi che ci state seguendo da casa anche questa sera tramite chiaramente la nostra app Il Bello del Calcio. Scriveteci anche sopra sulla nostra pagina Facebook, che è fondamentale anche questa sera, perché sarà gestita direttamente dalla nostra Marta, da cui dopo andremo. Ha già caricato un selfie favoloso con tutto il nostro parterre, quindi mandateci le vostre domande. Avete 2 anni di domande per Ivan Zazzaroni, che avete con
conservato sicuramente. Sì, anche intimo. Scriveteci lì che poi tanto Ivan vi risponderà e poi seguiteci chiaramente sulla nostra app. C'è un sacco di donne. La nostra app del Bello del Calcio. Sì, è un Bello del Calcio anche tutto al femminile. Ma poi ci sarà una donna durante il percorso di questa puntata. Ce ne saranno delle belle, poi vedrai. Dai, allora, vuoi sapere Fabiola cosa fa, perché è qui? Te lo dice lei. Vai. Eccoci ragazzi, buonasera intanto ai nostri amici che ci seguono da casa e bentornati al mio salottino targato Star Casino Sport. Come sapete è il brand di intrattenimento più figo e soprattutto ricco di iniziative per voi, non solo legate allo sport, al calcio, ma anche al mondo dell'universo, food e spettacolo. Pensa, caro Zazzaroni, che i nostri amici da casa, perché mette al centro dell'attenzione i nostri tifosi, possono avere il regalo delle maglie autografate, dei biglietti VIP per lo stadio, trasferte con la squadra, meet and greet con calciatori e legend. Cosa aspettate? Seguiteci e scoprirete insieme a noi il nuovo modo di vivere lo sport. Potete anche grattarvi. Dai, perdoniamola che è in viola, perdoniamola in qualche modo. Dall'altra parte Marta Martinez, perché il Bello del Calcio. Ecco, ci mancava giusto Marta Martinez. È targato Radio Marte. Allora, sono contentissima di essere ancora qui, ma questa volta, cari miei, sarò ancora più partecipativa, perché io sto studiando, tu lo sai Claudia, che anche i miei ascoltatori mi stanno aiutando a capirne di più di calcio, e sarò proprio io a spiegarvi delle cose, cioè quello che io ho capito, io ho studiato, voglio spiegarlo oggi qui in studio. E poi, siccome ho postato un selfie bellissimo, in realtà ne ho fatto qualcuno in più, qualcuno che non ho potuto postare per colpa di Ivan, che ha fatto delle cose un po' strane durante questo selfie. Marta, scusa, puoi venire un secondo qua, perché possiamo vedere com'è Marta Martina? Vieni, sotto vieni. Non ha niente, eh? Ma come non ha niente? Ah no, vieni. Ecco, questa è Marta Martinez. No, perché uno la sente, Radio Marte, no? Dice, ma cosa? Gli sembrava nana, cioè, invece è alta. Cioè, le voci della radio hanno un viso e un fisico e quindi era giusto farlo vedere. Marta Martinez. Lei ha postato delle foto appunto sulla pagina Facebook del Bello del Calcio, quindi andate subito sui vostri smartphone, commentate, fate qualsiasi domanda, chiedete quello che volete e sarà Marta a rispondervi. No, e naturalmente a fare di calcio, del Napoli, a fare da portavoce a tutto ciò che dite. Ecco. Se vincerà il campionato sì o no? Mi sei mancato. Presentiamo la nostra squadra e allora andiamo subito con l'aiuto della regia e con la nostra musica. Presentiamo lui, Roberto Rambaudi. Buonasera, attenzione allo scalino. Franco Ordine. E poi Sevino Nela che si nasconde. Vieni Sevino. Eccolo. Eccoci. E il Fanfa Cosa. Mezz'ora, tranquillo. Dai, Fanfa, vieni, puoi venire anche te. Bravo, e dall'altra parte, Ciccio Marolda. Dov'è Ciccio? Ciccio! Vieni Ciccio, vieni, corri! E poi lui, che è il nostro grandissimo attore, ma è anche il super tifoso, numero uno del Napoli, è Gianni Parisi. Ma non capisci niente di calcio. Ma non puoi dire ai tifosi che non capisco niente di calcio. Lui è di teatro, lui sa cosa vuol dire. 42 anni di teatro. Di teatro, esatto. Non sarà più Fabiola, ma sarà Fabiola. Fabiola. Scusa, posso un attimo dire allora, una piccola... No, perdonami, andiamo subito a parlare della guardiamo la copertina realizzata dalla nostra redazione e ne parliamo in studio. No. E c'è Angelo Rossi, lui c'è sempre. No, allora, scusate, ma mi è venuto in mente adesso vedendo tutte queste persone. L'ultima volta che io sono venuto a Il Bello del Calcio c'era una persona che io amo, anche se non c'è più, che non dimentico, perché è stata fondamentale per il successo del Bello del Calcio, e mi viene la pelle d'oca a pensare a Gianni Di Marzio. E ricordo che Gianni, prima della trasmissione, diceva: Ivan, tu dimmi cosa ti devo dire, io faccio quello che vuoi tu, mi raccomando. Vuoi ti carichi su questo, attacco quello, poi metto non lo faceva mai. Poi non lo faceva mai, però è stato veramente un grandissimo, ricordato anche dai napoletani, spero anche in maniera un pochino più ufficiale, perché amava moltissimo la sua città e per noi era un compagno di viaggio incredibile. Quindi il pensiero è per Gianni Di Marzio,
che sicuramente ci guarda e domani mi arriverà una telefonata e dirà guarda che Cola ha detto una roba che no. Esatto. Non sono d'accordo con niente, esattamente. Quindi saluto Gianni Marzio. Oppure vieni a rubare a casa dell'Adri o piuttosto che cos'è una trappola? Sì, insomma, una trappola, facciamo le trappole. E adesso puoi andare con quello che ti pare. Allora un bacio lo diamo alla famiglia di Marco, Gianluca e a tutti. Perché con noi Gianni c'è sempre. Adesso andiamo alla copertina perché è tempo anche di bilanci, dobbiamo stilare per queste prime partite, guardate. Fabi, scusami perché... Le prime settimane tutte d'un fiato hanno fatto passare per normale quello che forse normale non è. Il Napoli in testa al campionato e alla Champions. C'è qualcosa che fortunatamente non quadra. Non eravamo all'ennesimo anno zero? Alla stagione della rivoluzione, all'inizio di un nuovo percorso? Cos'è invece questa squadra che sorprende e diverte, che vince e fa sognare? Ma soprattutto, è troppo presto oggi azzardare previsioni e pronostici? L'avvio è stato esaltante e il fattore più sorprendente è stato finora l'inserimento dei nuovi, con calciatori arrivati quasi da semi sconosciuti e che invece hanno saputo prendersi alla grande gli spazi occupati dai senatori Koulibaly, Mertens e Insigne. C'è tanto di Spalletti in questa trasformazione, ma il Napoli saprà mantenere il ritmo giusto almeno fino alla sosta lunga? I due mesi di stop forzato saranno la chiave per mettere le mani sul prossimo scudetto, ma se il Napoli oggi è da primo posto saprà esserlo fino alla fine? Domande a cui Spalletti oggi non intende replicare. L'argomento invece intriga De Laurentiis. C'è tanto anche del presidente in questo Napoli che avanza. È stato il primo, la scorsa estate, a spazzare via banalità e incertezze, favorendo un cambiamento che forse andava fatto anche prima. Oggi ne rivendica le giuste intuizioni, ma chi è, secondo voi, il vero artefice di questo rinascimento azzurro? Allora, fammi salutare una persona che mi ha appena scritto. Chi ti ha scritto? Si chiama Giuseppe Zannone. Ah, ops! Giuseppe Zannone mi ha appena mandato un messaggio e quindi io lo Pensavo saluto. Mi ha appena mandato... Me l'ha mandato in SMS? No. Guarda, qua, guarda. Ti faccio vedere, Giuseppe Zannone. Vedi? È vero, ecco. Capelli a testa alta. Ho visto prima un filmato con uno che aveva dei capelli a testa alta che non mi ricordavo. Un cantante, ma non parliamo chi. Napoletano, che aveva dei capelli a testa alta. Quando veniva qua, li aveva a testa bassa. Ecco, li ha fatti a testa alta. Li ha fatti a testa alta, quindi Zannone torna con loro, con noi naturalmente. Vedo allora, che guarda, c'è. Lì dall'altra parte ci sono anche altri sponsor, di Gen Urban Evolution, la famiglia Manfuso, dall'altra parte DB Energy, DB Energy è la prima volta per loro, al Bello del Calcio, la prima edizione, poi li conosceremo. Intanto c'è anche Rita. C'è Rita Energas. E questa famiglia del Bello del Calcio che si allarga sempre di più. Ho saputo delle cose di Rita. Ma non puoi, non possiamo, cioè non vogliamo parlare di calcio. Vabbè. Che hai saputo? No, non dico altro. Dai, allora, la domanda era chi è l'artefice. Allora, aspetta, devi sapere che Ciccio ha detto, no, ma dobbiamo parlare un po' più di calcio in questa edizione, perché è vero che facciamo i balletti, eccetera. No, e balletti? Io ti ho portato Zazza, quindi balletti? Non parliamo? Come assolutamente. Non parliamo più di calcio? No, io vorrei sapere una cosa. I balletti dai nostri sono. Sei ospiti, però devono essere sinceri. Tu non dirmi la cosa che mi hai detto prima. Allora, chi di voi crede che il Napoli possa vincere lo scudetto? Non fate ruffiani, non fate... Ditela seriamente. Rambaudi, secondo te può vincere o no? Adesso è la squadra che gioca meglio, la più forte, per me sì. Per te sì. Per te, Pampa? Non ho dubbi. Non hai dubbi. Gianni? Anche io, non capisco niente. Come hai detto, non capisco niente di calcio, ma solamente c'ho la passione, quindi... Anche per te? Ma senza dubbio. Franco, no, aspetta, ma... Non ci credo. Subito. Non ci credo. Così. Non ci credo. Perché non ci credi? Non ci credo perché secondo me adesso gli è andato tutto bene, non solo. Ma il giudizio è riferito a un pezzo di calendario che non tiene conto degli avversari incontrati. Io vado a togliere. Posso andare a togliere? È un'opinione. Il Napoli deve ancora giocare con Udinese, Atalanta, Inter, Juve e Roma. Ma prima del campionato doveva giocare contro Atalanta e Udinese? Prima che iniziasse questo campionato? No. O perché l'Atalanta e l'Udinese adesso stanno facendo bene? No, però c'è gente che già ha incontrato Atalanta Franco, e Udinese. Però prima di queste squadre... Scusami tu. Tu mi insegni che per vincere i campionati ci vogliono tante combinazioni. Dai non infortuni dei migliori giocatori a delle situazioni favorevoli che una partita ti può cambiare la stagione. Vedi il Milan,
nel derby, che ha subito per 70 minuti, poi l'ha vinto gli ultimi 15 e lì ha cambiato la stagione. Quindi ci sono tante cose che si devono combaciare. Certo. Perché allarghi le braccia? E guardiamo gli altri poi. Sabino. Bisognava finire il giro e poi... Volevo... Sì, vabbè. Adesso non ci insegnare il lavoro. Era bello che era partito uno che diceva di no. Ma secondo bellissimo. Te sì o no? Ma bellissimo. Sì o no? Sì, sono per te, sicurissimo. Sì. Per te? Io mi sono trovato da Franco e Faviola qua. Che devo fare? Per me il Napoli lo può vincere tranquillamente. Quindi 5 contro 1. Oh. Hai visto? Adesso, Franco, la vedo bella tosta sta sfida, perché in qualche modo devi portare avanti la tua tesi. Che ma è giusto, ma è giusto che sia così, perché... Se facciamo poi la trasmissione la pensiamo tutti allo esatto. stesso modo, andiamo via tra 10 minuti. No, però ci sarebbe la... Intanto vai, tu la differenza tra me e te è questa, che io ho argomentato la mia tesi. Tu no. No, tu invece hai... No, io anche. No. E come no? Ti ho detto, per vincere i campionati ci vogliono tante combinazioni positive. Vabbè, hai detto che sai che cosa tu hai fatto. È la squadra che gioca meglio, è la squadra che è più forte, è la squadra che ha individualità più forte in questo momento. Hai nominato Atalanta e Udinese, con tutto il rispetto, ma Atalanta e Udinese... ma sono davanti. Ah, quindi l'Atalanta e l'Udinese vincono lo scudetto. È un fuoco di paglia. No, ma sono davanti adesso. Ma sono belle società, organizzate benissimo, però Atalanta e Udinese, con tutto il rispetto... Noi stiamo parlando adesso, non tra 3 mesi. E infatti adesso per me... Allora, scusa, qua ti contraddici. Però scusa, mi togli sta roba che è inquietante. Franco si contraddice. Ti viene l'ansia. Noi stiamo parlando adesso di Atalanta e Udinese che sono primi. E noi stiamo parlando del Napoli che vince lo scudetto perché è prima in classifica. Adesso, certo, allora. Certo. E tu parli di Atalanta e Udinese, parliamo di Napoli, no, che adesso di Atalanta... può vincere lo scudetto. Devi scudetto. Stare più attento. No, perché... io sono attento. No, devi stare più attento. Devi stare più attento. Sono molto attento. No, devi essere concentrato. No, lui, Pampa Sosa, ha detto: ma perché tu consideri Atalanta e Udinese che possono concorrere per lo scudetto? Ho detto no, possono concorrere perché sono in testa alla classifica. Ma non sì. sono in testa. E se le incontri, sì. sarà meglio incontrare Atalanta e Udinese, il Monza e Lecce come ha fatto il Napoli primo, o Udinese e Atalanta. Scusa, oh no. Scusa, ma se oh no. sei in questo momento per forza necessariamente, non possiamo lui dice seriamente. Io dico, se in questo momento Atalanta e Udinese, secondo te, perché la classifica possono competere per parlare di Atalanta e Udinese adesso. Aspetta. Io te lo chiedo, ma all'inizio tu pensavi che Atalanta e Udinese... No. Sta dicendo quindi... un'altra cosa. L'Udinese ha battuto l'Inter e la Roma. Ha dato 4 perosse alla Roma e 3 perosse all'Inter. Allora dice, probabilmente in questo momento se incontri Udinese... E questo è... Però allora può venire la domanda che hai fatto tu. In questo momento il Napoli può vincere lo scudetto? Sì. Ma che no, non ho chiesto... No, lui fare, non ha detto... Non fare il furbo! No, adesso non ti attaccare! Non ti attaccare! Io ho detto, secondo voi, ho detto, il Napoli può vincere, non in questo, in questo in momento. Assoluto. Mancano 31 partite. Allora facciamo un'analisi in assoluto per il Napoli e adesso andiamo anche gli altri perché... Resta la mia tesi Vai, di fondo. Tu ecco, la tesi di fondo è bellissima, ascolta. La tesi di fondo è che il Napoli ha delle splendide partenze con Spalletti, l'anno scorso e anche quest'anno, poiché si ferma il campionato e poi riparte a gennaio, si avranno 2 splendide partenze e quindi il Napoli ci trova a buffare. È una maroldata, questa è la maroldata. È una abbiamo le partenze, anche la grafica delle partenze, Gennaro, è vero? Sì, abbiamo messo insieme chiaramente quelle del Napoli degli ultimi 5 anni. L'anno scorso con Spalletti si era a punteggio pieno, a 21 punti chiaramente al primo posto, si è finito con 79 punti al terzo posto, ma anche nelle stagioni precedenti il Napoli aveva fatto piuttosto bene, 15 punti, 13 punti, 15 punti, il finale non sempre era stato all'altezza della partenza. Quindi la nostra domanda, che poi ci accompagnerà durante tutta la serata, è: cosa deve fare il Napoli per essere all'altezza di questo Napoli che stiamo vedendo in queste settimane per tutto il campionato? Non è una gran domanda. Ne proviamo a fare un'altra. È complicata. Gennaro, è complicata. Devi fare domande secche, non cosa deve fare... secche. Deve fare ci mette un quarto d'ora a scrivere cosa deve fare. Risposte secche, tac, tac. Sabino Nela ha giocato nel Napoli? Sì, no. Non no, però voglio dire, no, la tesi di Ciccio, che ci sono 2 partenze e il Napoli parte a razzo e quindi va bene, insomma. Ma hai giocato bene nel Napoli tu?
Giocato? Hai giocato anche bene nel Napoli? Certo. Discretamente. Ma quando? Sì, alla grande. Hai fatto 2 anni, ti ha mandato via. No, aspetta. Stai calmo. Stai calmo. Scusa. Stai calmo perché ti fa un'entrata. L'ha preso. No. Scusa, eh? Stai l'ha preso. Diciamo. Allora, l'ho preso Ottavo Bianchi, me lo ricordo perfettamente. Era l'uomo di Ottavo Bianchi, la spia dello spogliatoio. Sì. Ah, il virus. Guarda, sono arrivato qua a fine lì, novembre, metà novembre, erano terz'ultimi in classifica. Con te? Siamo arrivati quinti. Abbiamo rimesso le cose. Ma poi? Abbiamo rimesso le cose. Poi è arrivato Lippi. Secondo anno, lasciamo perdere. Dimenticato e cancellato. Vabbè. Allora dove può arrivare questo Napoli? Allora, io ti dico, per me corre per lo scudetto. Dobbiamo fare una valutazione delle squadre che secondo noi corrono per lo scudetto. Quante sono? 2? 3? 4? Ecco, questa valutazione qua. Gli altri anni abbiamo visto tutti. Partito bene, hanno fatto bene. A un certo punto, a metà anno o la fase del girone di ritorno, si è incappati in sconfitte. La colpa, ho sentito sempre in questa città, è stata data agli allenatori. Per me non può essere questa. Ecco, ma volevo una raccomandazione anche per Fabiola. Aspetti. Quando parliamo di scudetto e di clima, tu non parlare. Ok? Se parliamo di vestiti, se andiamo sulla frutta, il prezzo del greggio, cioè tu puoi parlare, ma scudetto, però scudetto tu... Insomma, ne parliamo dopo invece degli argomenti che preferisci parlare con me. A me piacerebbe sentire anche, e che io credo molto, che il Napoli possa andare molto avanti in Champions per le caratteristiche della squadra. Io sono molto convinto di questo, anzi più convinto della Champions che del campionato. Ecco, adesso ti faccio del male. No, no, Franco, no, può andare avanti in Champions? No, ma come no? No, sì, sì, sì. Ma questa è una delle motivazioni per le quali ti dico sul finale di campionato. Perché secondo me il Napoli si qualifica per gli ottavi. E l'esperienza ci dice, almeno degli ultimi anni, che le squadre che hanno vinto lo scudetto si sono liberate prima di Natale delle coppe e hanno avuto del semestre successivo praticamente la possibilità di giocare una partita a settimana. Non sarà così quest'anno perché è un calendario pazzo, ma più o meno sarà così. Se vai agli ottavi, come in questo momento il Napoli stramerita di andare agli ottavi, e becchi magari, grazie all'urna, un avversario non di primissima fascia, tu puoi anche fare un po' più di strada. E la Champions ti consuma grandissime energie. Vabbè, questo è il sondaggio allora anche da fare, anche quando parliamo, no? Di coppe, tu potresti parlarne, però in questo caso non parlarne. Sì. Facciamo un sondaggio, sì. Jenny? Partiamo subito con l'Instant Quiz, allora. Partiamo con l'Instant Quiz, no? Sulla Champions e sul campionato. Domanda allora a quel punto... vincerà la Champions o il campionato? Come? Domanda secca, vincerà la Champions o il campionato? Una delle due. Questa è una maroldata ma bella. Allora formuliamo una domanda. Possiamo formulare a Ivan? No, formula la domanda. Formula tu. Semplice. Non posso formularla. Il Napoli per vincere il campionato deve uscire dalla Champions? Che cazzo. Menargli male. Già c'è qualcuno che me la male qua, dai. Allora formulate una domanda più campionato o Champions? Così. I napoletani rispondono più campionato, secondo me. Sei pronto? Vai, Ivan. Allora, meglio Insigne o Kvara? Tu stai con Kvara o stai con Insigne? Io stavo con Kvara, te lo dico dal primo momento, perché Lorenzo gli vogliamo tutti bene. Ho una però domanda. Con Lorenzo non si è mai vinta una fava, no? Qui. Come no? Ivan, ho una domanda. Cosa c'entra Kvara e Insigne con la Champions del campionato? È una domanda. Scusami, qui vai. Tu stai correndo un grossissimo rischio. Perché Zazzaroni tra un po', sai dove ti porta? Al Grande Fratello. Ecco. Al Grande Fratello. Guarda che è una vita che vuole andarci. Ecco. No, ma non è vero, non ci andrei mai. Come no? Al Grande Fratello no. Al Grande Fratello no. Se mi metti a me in una casa muoio. Voglio lavorare, voglio fare il bello del calcio, vabbè. Ecco. Franco. Marta. Marta, fai una domanda stupida.
Ce ne ho parecchie. Lo so. Vai. Aspetta che ce le ho scritte. Vai. Cioè, aspetta, allora, dopo parlerò dei fischi, perché dei fischi degli arbitri, però c'è qualche messaggio invece di qualche ascoltatore che sta inviando, se volete io leggo, però non pago pene. Vai, vai. Vai, vai, vai. Allora, per Sosa del stavo così tranquillo. Vabbè, sì. Per Sosa. Per Sosa, da attaccante ad attaccante del gol di Raspadori. Oh! Con... hai fatto la terza media o no? Aspetta, aspetta. Sanza, vuoi vedere che facciamo cadere in una trappola? Ma lui, cioè, non è attaccante, cioè non ha fatto l'attaccante della vita. Io non c'entro niente, io sono ambasciatrice. Io sono ambasciatrice. Allora, ripeti la domanda. Allora, sto scherzando, del Marta. Gol di Raspadori contro l'Inghilterra è stato più difficile lo stop o la conclusione? Beh, con il domanda. Famoso tira-gira? Ah. È difficile, sì. Vabbè, è stato un bellissimo lancio di Bonucci. È un tiro che sì, mi ha ricordato l'Insigne, bellissimo gol. Più il tiro a giro, secondo me, è più complicato. Sì, perché lo stop il tiro è bello. Lo stop puoi farlo. Esatto. Però il tiro lì, col portiere, con le difficoltà, con la partita, col clima, con i tifosi, ci sono tante cose che mettere la palla là. Bella è domanda, difficile. Veramente. Okay, è fantastico. Quando dicevo che gol non stop c'era, non c'era nessuno allo stadio, stava lui solo. Come? Quando Insigne faceva quel gol, stava lui solo allo stadio. Non c'era nessuno, quindi non c'era clima. Ma non io c'era... non ho mai criticato Insigne, cioè io ti rispondo subito se vuoi Quaraschelia o Insigne. Vai, per me Insigne. Per te Insigne, per te? Sì, non puoi dimenticare il passato. No, ma non è il passato, no. È tecnicamente. Io se devo guardare gli ultimi... Ma io voglio sapere una cosa. Tecnicamente, Sosa, tu come fai a parlare bene del tiro a giro di Raspadori se tu non eri capace di farlo? Insomma... Allora devo parlare del mio curriculum. Sfida, io sono arrivato qua che era fallito il Napoli, quindi in Serie A l'ho portato. Ora lo deve difendere. È un'evidente provocazione. Franco, il Napoli l'ha fallito. Quindi tiro a giro, non tiro a giro, io l'ho portato in Serie A. Pam, se nei nostri cuori, se nei nostri cuori. Lui faceva, ci sono diversi tipi di gol. Lui faceva alla Simeone, no? Il gol di Simeone di testa, sì. Di testa, di piede forte. Allora, del passato remoto. Prima di rispondere e di capire se l'Instant Quiz noi l'abbiamo inviato, la push notification è arrivata a Gennaro su Kvara e su Lorenzo Insigne, sì o no? Sì, dovrebbe essere già arrivata sui vostri smartphone. Quindi scaricate l'app del Bello del Calcio e rispondete, daremo una risposta anche a Zazzarone e poi vogliamo sapere anche il tuo parere. È ingiusto. Io, che ha segnato nel frattempo anche a Raspadori. Chi preferisce? Io ho detto. Già mi chiamano le radio napoletane. Io ho detto che per me Kim come rendimento è meglio di Koulibaly. Le radio napoletane, c'è Radio Marte e devi rispondere solo alla... Radio napoletane. Marta? No. Ho detto che Kvara, in particolare a Radio Marte, cosa hai detto? Non ho detto che Kvara secondo me spacca di più la partita, ha più coraggio rispetto a Lorenzo, sì, che non dribblava mai. Ma sono due cose diverse. Insieme. Lorenzo non dribblava mai una volta. Dai, guarda, no, dai. Lorenzo non saltava mai l'uomo. Il miglior talento degli ultimi 15 anni. Ma sì, no, ma grande talento. Adesso perché non però, c'è. Allora, lo dicevo anche prima. Allora, Lorenzo aveva grandi qualità. Ha un difetto enorme. Ha un difetto enorme. Lui è bravissimo fino al primo dribbling. Secondo il dribbling, testa a terra, non guarda niente più. Quando capirà che deve alzare la testa, deve guardare anche gli altri. Stavamo parlando di Lorenzo. Eh? Stavamo parlando di Lorenzo adesso. Cioè, io penso che lui fosse sicuramente uno dei giocatori più tecnici d'Italia. Si sta parlando. Cioè, forse, ha cambiato... Però non mi arrabbiavo quando andava palla indietro, e quando non saltava l'uomo. Perché aveva le caratteristiche di poterlo fare, però non era un dribblatore. Lui era uno che andava al tiro, uno ti metteva al cross, ti metteva la palla lunga. Se si analizza la carriera è normale che non c'è discussione, meglio Insigne. Ma se si analizza l'ultimo anno, l'ultimo anno e mezzo, certo, anno e mezzo, però lui azzarda. Vara è straordinario. Vara azzarda sempre la giocata. Siete partiti. Allora, continuiamo a parlare. Semino, perdonami, stiamo parlando di Kvara e di Lorenzo Insigne, lo facciamo subito dopo. Intanto dobbiamo dare un'info. No, perché mentre voi parlavate con Pampa se era più difficile lo stop o il gol, Raspadori ne ha fatto un altro, quindi ha segnato con la nazionale. Andiamo da Claudia intanto. Ecco, guarda. Lo sapevi dov'è che... Dov'è Fabiola? Dai, vai Claudia. Lo sapevi che l'alluminio... Vai.
Lo sapevi che l'alluminio è un materiale permanente e per sua natura è quindi riciclabile all'infinito? Ciò vuol dire che se avessimo un sistema con una raccolta perfetta non avremmo più bisogno di importare materie prime per produrre manufatti come i contenitori delle bevande gassate ma anche le biciclette. Come ricorda il Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio, riciclare i metalli permette di risparmiare una quantità considerevole di energia e ovviamente il minerale con cui si realizza l'alluminio, ovvero la bauxite. Vogliamo essere più concreti. Riciclando 37 lattine si può, ad esempio, realizzare la tradizionale e amata caffettiera, mentre con 800 lattine si può realizzare addirittura una bicicletta. E poi ancora lampade da scrivania o possenti carrozze dei treni dell'alta velocità. Il riciclo corre veloce quando si fa la differenziata. L'igiene urbana evolution, il futuro nelle tue mani. Grazie l'igiene urbana evolution, grazie ancora alla famiglia Manfuso che è qui presente. E noi ci vediamo tra pochissimo, un attimo proprio di pubblicità. Mi sono persa, sei qui, che paura le mie spalle. Pubblicità, ci vediamo tra poco. Fin da bambini muoviamo i primi passi alla scoperta del mondo, imparando ad amare l'ambiente, come una mamma si prende cura del suo piccolo appena nato. Perché se ti prendi cura dell'ambiente, l'ambiente si prende cura di te. L'igiene urbana Evolution si prende cura dell'ambiente e di te. Gossip, esperienze esclusive. Star Casino Sport, il nuovo modo di vivere lo sport. Con Euronic Stufano, il ritorno a scuola si fa più interessante, con sconti fino al 50%. Asus Chromebook con schermo da 15 pollici Full HD, tuo a 279 euro. Canon stampante multifunzione Wi-Fi, tua a 99 euro. Prima rata a gennaio 2023. Con Euronic Stufano, il ritorno a scuola si fa più interessante, con sconti fino al 50%. Euronic Gruppo Tufano. Produzione di energia da fonti rinnovabili? Riduzione di costi in bolletta? Premi in denaro ed incentivi? Ora si può! Chiama DB Energy. Ti basta costituire una comunità energetica. Gruppi di cittadini, attività commerciali, piccole e medie aziende, condomini ed enti pubblici. Un team di professionisti ti offrirà una consulenza gratuita per costituire la tua comunità energetica, realizzare e monitorare il tuo impianto fotovoltaico. DB Energy, il tuo partner ideale per l'efficienza energetica. Pieno, perché si fosse collegato solo in questo momento, abbiamo Rambaudi, Zanone, ordine. Sta scrivendo a tutti, ha scritto Pampa, anche a Sosa. Anche a Pampa? A me ha scritto Salzano. Ma lui è Salzano, sì, vedi? Salvio, Neapit, il dimagrimento e relax, il nostro perché sponsor del Bello del Calcio. Il Bello del Calcio è non è una famiglia, ma è un gruppo di lavoro. È vero. E alla fine... È vero. Che è? Sovrana. No, la signora Bettina arriva da nuovo in studio. Non ce la posso chiedere a mamma. Ma che cosa? Se i capelli sono i suoi, va a vedere. Ma no!
Ma no, come siete belli! È la signora anche Bettina. Sa, mia figlia ha telefono, voleva sapere per un'amica nostra se i capelli sono i vostri. Sono i miei. Madonna, Zazzacollo, quanto è bello! Zazzaroni! Ma non stiamo badando a spese, giletti, Zazzacollo. No. Madonna, io ho saputo gratis. Gratis? Sì, per amore. Per amore di chi? Di lei. Di lei? Di lei. Sì. Di lei? Di lei. È troppa secca, tu, non tu devi, è un po' secca. A noi quelli ma non parlare male di lei, non parlare male di lei, so cadi qua. Che sì. Bell'uomo che siete, Zazzarella. Ma non può fare così, signora Bettina. Zazzarella, come sì? Signora Bettina. Sei cambiato pure tu, Zazzaroni. Glielo dico a mia figlia, sono i vostri, voi permettete. Ma non si può toccare i capelli a Zazzaroni. Ma che meraviglia, vengo dopo. Ma no, Zazzacollo. No, allora, questa è troppo secca. Lei è la signora, è la nostra signora Bettina, poi capiremo chi è, ti spiegherò chi è. Detto questo, noi ancora abbiamo mandato l'Instant Quiz, quindi scaricate la nostra app del Bello del Calcio, Kvara oppure Insigne. Come sta andando Gennaro? Per ora vince Kvara, però la percentuale è ancora 60-40, vediamo se migliorerà nelle prossime. Però Ivan ha detto una cosa molto importante, ovvero con Insigne il Napoli non ha vinto. No, beh, è chiaro che non vince solo un giocatore. Però Insigne per me era più bello che efficace, no? Bello da vedere, abbiamo visto tante giocate strepitose di Insigne. Questo ragazzo qua, che ha 21 anni, cosa ha di più? Ha la capacità di tentare costantemente la giocata difficile. A volte esagera, è vero, a volte cede, però grazie a Dio che c'è uno che strappa, cioè. Perché il problema di queste squadre qua è quando non c'è uno che prova qualcosa di complicato. Lui peraltro lo fa anche in maniera abbastanza semplice e devo dire che a Milano ha determinato, ha ammonito due giocatori, ha dato la palla, il rigore su di lui. Ho visto anche dei voti bassi che ho trovato agghiaccianti. È chiaro che il Napoli non ha solo Kvara che strappa, lì davanti ce l'ha tutte e tre, esatto. Che, e quindi i difensori veramente sono in grande difficoltà. E inizia a fare Lozano, Politano e poi quello lì davanti che non strappa, li strappa tutti, Osimhen. E quindi ne ha tre in più di inserimenti di centro. È una squadra. Io analizzo una squadra, la partita perfetta di una squadra quando l'indice di pericolosità è alto e quando subisci è poco. E domini la partita. Il Napoli ha tutte queste caratteristiche in questo momento, lo sta facendo meglio di tutte, perché dicono, l'ho detto l'altra volta anche in trasmissione, dicono che il Napoli è una squadra che verticalizza, vero, ma è una squadra che ha il secondo miglior possesso palla d'Italia dopo la Fiorentina, quindi vuol dire che domina nel campo avversario, subisce occasioni come tutte le squadre da gol, ma poche in relazione facendo paragone con le azioni pericolose che fai, quindi è una completezza che ti porta a essere primo in classifica. Però questo era un punto interrogativo, dai. Sebino. Partito Insigne, partito Koulibaly, ah, sì, oddio, sì. Sì, sì. È finito il gioco del calcio? Rui, no. Rui, Fabian Rui. Benissimo, invece no. Mertens. Perché il mercato è questo, ci sì, vuole un po' di coraggio, però, ci vuole intuizione, ci vuole competenza. La domanda, Lozano. Insomma, deve dare qualcosa in più Lozano. Però, lo stiamo aspettando sì, però, da più di un anno. Cioè, prima abbiamo detto, tu hai parlato di Insigne, gioca sempre indietro. Lozano? Lozano no. Deve dare qualcosa in più, no. Dai. Secondo me, quando è entrato con lo Spezia, quando è entrato l'altra partita, è stato lui a far vincere la partita. Però state facendo la barba al palo. Rambo, stai parlando se c'è una cosa che ha impressionato... più forte d'Italia. Se c'è una cosa che ha impressionato a San Siro in Napoli... è perché siccome non si può pretendere, come voi ben sapete, da una squadra che faccia 38 partite al meglio, la stagione favorevole può essere quella quando, pur non giocando la migliore partita, certo, la porti a casa. La partita che ha fatto il Napoli a San Siro l'altra domenica mi ha ricordato pari pari la partita che ha fatto il Milan qui nella partita di ritorno. Ve lo ricordate? Certo. Allora, il Napoli ha fatto la partita bom bam bom bam bom bam, gol di Giroud e ha portato a casa la partita. Secondo me questa è una qualità che l'anno scorso il Napoli non aveva. No, infatti il pareggio del Milan, la forza di reagire e andare a fare il secondo gol. Del Napoli, che le partite tipo come lo Spezia, quelle lì l'anno scorso, gli anni passati le perdevamo. Che si arrivava allo 0-0 finale, gli ultimi due minuti, l'unico tiro in porta della squadra avversaria e la partita la perdevamo.
quest'anno l'abbiamo vinta. Cioè, quindi è Napoli più maturo da questo punto di vista. C'è un coraggio maggiore, c'è una forza maggiore. Bisogna giocare male per vincere. No, non sto capendo. Però se giochi male vinci meglio. Sono confuso, scusate. Puoi vincere il campionato anche giocando male. No, no, posso dire una cosa. Ma la famosa frase di... Gli ultimi 10 anni, quando la Juve ha vinto tutto per 10 anni, la differenza, e ne abbiamo parlato molte volte, è sempre stata questa con la Juventus che vinceva i campionati. D'accordo. Che la Juventus contro il Verona, contro la Sampdoria, contro lo Spezia, contro tutte queste squadre qua, vinceva 1-0. Chi arrivava secondo, e per molti anni è arrivata la Roma, secondo per molti anni è arrivato il Napoli, loro le perdevano o pareggiavano con queste squadre. Però c'è questa è la differenza. Sì, le partite sporche sono fondamentali. Allora, io dal primo giorno, Vieni un attimo da me. Da chi? No, da Fabiola. Sto andando da mi avvicino a Fabiola. Perché? Perché Fabiola ha qualcosa da dirci. Quindi, per favore, Fabi, ti chiedo scusa per tutti i nostri ospiti del Viola, però... No, ma sono la loro forza. Allora, sai perché prima volevo intervenire? Perché la scorsa volta, la prima puntata, se non erro, io ho detto che vinceva il Milan. Quindi questa roba qui ha portato bene. Io ad oggi sono venuta vestita così con il Viola, perché andrà bene anche questa puntata, come andranno bene tutte. Oh. Quindi allora, io faccio un po' il contrario, no, di quello che dovrebbe essere. Intanto allora, sei il nostro portavoce, perché torniamo a noi. Parlare appunto del tema, attenzione. Sì, è vero, è tutta una mia teoria. Sei il nostro portavoce perché dovrei parlare anche del tema centrale del velo del caos. Sì, allora il nostro pubblico, Claudio, ha scelto di parlare dell'attacco dei nostri azzurri e io li definirei gli scugnizzi d'oro, eccoli qua con il 72%, quindi parliamo di Raspadori e Simeone che sono i nuovi volti del Napoli che avanza. Ecco, loro hanno dimostrato e soprattutto sono stati molto incisivi e determinanti nelle ultime vittorie azzurri, ricordiamo anche Raspadori determinante in nazionale contro l'Inghilterra. Devo dire che loro non hanno fatto percepire questa mancanza di Victor Osimhen soprattutto in termini di prestazione e di gol, anche se i ragazzi, noi giovani, gli scugnizzi d'oro hanno dimostrato sempre questo amore spassionato per la maglia, per Napoli, per la squadra. Però devo dire una piccola cosetta, poi vediamo se gli ospiti sono d'accordo. Vai. Con me una piccolina, e questo è un bel argomento. Io noto che c'è una dote che Victor ha rispetto a non Victor, ha nell'argentino. È l'amico. Non parliamo di quella dote là. La dote è diversa. No, scusa un attimo. Lo so che volevi. No, aspetta un attimo, no. Rifacciamo. Di quale dote stai parlando? Quale dote? La dote vogliamo sapere, no, siamo curiosi. Quale dote stai parlando? Nell'argentino e nell'ex Sassuolo hanno questa dote di Victor Osimhen. Come fai a saperlo? Torniamo a parlare di pallone, ragazzi. Io sono argentino. Anche lui è argentino. Però tu non c'hai la dote di Osimhen. Ma non capisco di cosa sta parlando. Se me lo fai capire. Meglio l'ho capito. Allora, ragazzi, volevo dare. Adesso prendo un attimo in mano tutta la situazione. Io ero venuto qua, non era così. Mi date una telecamera? La mia mamma mi ha insegnato che la malizia sta negli occhi di chi guarda. Ma e cosa stai dicendo? Adesso andiamo avanti e sulla retta via ci comunque porterà un grande nome. Stava prendendo una piega. Lasciamo stare. Marta, hai una domanda? No. Tu sai qualcosa di Victor? Non parlare, di? Marta. Victor? No. No, perfetto. Possiamo andare avanti? Andiamo avanti con Maurizio De Giovanni che è con noi. Dov'è? Qui in collegamento. Maurizio, grande. Per favore portaci sulla retta via. Innanzitutto io ti ringrazio. Credo di aver assistito a un momento di grande televisione. Ed entrare in scena adesso è una cosa che mi dà un senso di inadeguatezza. Che Maurizio ci fai alzare il livello. Ti chiedo scusa, Maurizio, intanto voglio... Eravamo veramente... Maurizio, sì. Allora, grazie per essere con noi in collegamento innanzitutto. Grazie a voi, un abbraccio a voi e a tutti gli amici. Però ti devo dire una cosa, lo spavento che ci hai fatto prendere quest'anno, basta, eh?
Quindi diciamo, me lo auguro anch'io. Ecco, veramente me lo auguro anch'io. Felici, ma soprattutto vogliamo sapere anche la tua idea di questo Napoli e entra appunto a gamba tesa in questa trasmissione che è partita con te con un livello bassissimo, portacelo in alto. No, 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 è stato un simpatico modo. Del resto le trasmissioni sportive rifanno il verso al bar dello sport, no? E queste sono situazioni. E nel bar dello sport accadono spesso. Il mio amico Ivan ricorderà il meraviglioso libro di Stefano Benni, no? Quindi in cui situazioni del genere si creavano. Sì, ma qui siamo all'osteria Napoli. Però. Come? È l'osteria questa, non è il bar. A questi Beh, livelli qua. Numero uno, osteria, numero quello di... Guarda, siamo in uno di quei momenti perché mi piace dirvi, ma lo saprete già, che Raspadori ha segnato nel certo. primo tempo della nazionale. Quindi diciamo è continuo il momento d'oro di questi ragazzi. In effetti è vero, quando Simenzi è fatto male, cosa che peraltro gli succede con inquietante frequenza, Osimhen, questo è il terzo campionato e ancora una volta si prende le sue pause per infortunio, purtroppo il suo modo di giocare irruento, molto basato sull'anticipo e sugli strappi, lo porta fatalmente anche a farsi male a volte. Però questi ragazzi, sia Simeone che Raspadori, non hanno fatto sentire minimamente la mancanza. Il Napoli di quest'anno ha questo di diverso, secondo me. Ha un equilibrio nella rosa che non ha mai avuto e soprattutto ha fame. Cioè io vedo che c'è una fame di questi ragazzi, una forza, una volontà, una disponibilità anche, che deriva dal fatto di aver vinto poco o nulla e di aver davanti un futuro nella consapevolezza che sono loro che se lo devono costruire. E per la prima volta io sento, poi posso sbagliarmi, anche una precisa volontà della società. Cioè la società ha una voglia di vincere attraverso questi ragazzi che sono un programma di medio e lungo periodo. Cioè non ci sono più di questi ragazzi una quota che va in scadenza quest'anno, altri due che vanno in scadenza l'anno prossimo. Questi sono tutti ragazzi legati a lungo termine alla società. Quindi mi pare di vedere anche una volontà della società a portare avanti questo progetto bene. Insomma, io vedo delle caratteristiche che gli anni scorsi non c'erano. Questo naturalmente non vuol dire che questa situazione evolverà necessariamente in quello che speriamo tutti, che nessuno dice e nessuno deve dire. Però è anche vero che secondo me, mai come quest'anno, le componenti ci sono. Sì, ci sono tanti elementi nuovi. C'era assoluta la motivazione nel venire a Napoli, che ha coinvolto tanto Raspadori quanto Simeone, ma venivano qua in partenza per fare le riserve, ma erano talmente motivati a venire, sia Giacomo che il Ciolito, che mi ha fatto impressione, cioè la vera differenza, giustamente lo diceva, sono le motivazioni, la freschezza, la voglia di fare, ma soprattutto quando tu hai 5 cambi nell'arco dei 90 minuti, quindi metà squadra, la qualità della panchina, cioè delle alternative. Questi giocatori che hanno segnato un sacco di gol, Raspadori ha segnato, Simeone lo scorso anno 17, ne ha fatti una caterva, quindi hai aumentato anche... Però le cose positive, secondo me, sono anche il ritorno in pianta stabile di Zielinski, che lo scorso anno lo alternavi e lo perdevi. Questo Mario Rui, ragazzi, da quando è arrivato Oliveira va al triplo. La Botka è ormai una certezza. E poi Anguissa, che mi sembra veramente il leader della squadra. Non dico Kim perché sennò mi becco degli insulti. A me Kim piace da morire, quindi... Perché ti becchi insulti? Maurizio? Ma Zielinski secondo me, ha ragione Ivan, è un po' la chiave. Io credo che Zielinski l'anno scorso soffrisse paradossalmente la presenza sia di Fabian che di Insigne. Esatto. Insigne arretrando, cosa che Quaraschelia non fa, e Fabian accentrandosi gli toglievano spazio. Zielinski è uno che deve mangiare campo, è uno che ha bisogno di spazio. Quindi Zielinski, avendo Quaraschelia che è più ala di Insigne, ripiega molto meno, e non avendo più Fabian Ruiz, ma avendo Anguissa che tiene più la posizione senza accentrarsi troppo, secondo me ne ha guadagnato tantissimo. Quindi io credo che Zielinski, al di là della condizione o del fattore psicologico, sia proprio un fatto tecnico. Cioè mi sembra che abbia più campo adesso. Ma anche di collocazione in campo. La posizione in campo. Fa l'interno. La mezzala
E poi sono centrocampisti che attaccano gli spazi proprio lasciati dai due esterni che sono molto larghi con la prima punta davanti. Io voglio andare, vado sulla linea dell'altra settimana, quello che ho detto. A me Raspadori mi piace, un giocatore tecnicamente molto valido, ma in questo contesto non mi ha mai convinto, anche quando ha fatto gol. Non mi ha convinto per niente, né giocare come prima punta. Che non è una prima punta. Che non ha la fisicità, ha la qualità tecnica di giocare nell'area di rigore avversaria, perché i difensori non lo sovrastano, hanno paura di fargli il rigore dentro l'area e lui viene fuori con la sua qualità della tecnica individuale. Da fare da esterno in questa squadra non lo può fare perché non ha la gamba per poter fare tutta la faccia come fa Lozano, come fa Quara. E quindi lo vedo adesso in un contesto un po' fuori, deve valorizzarlo per le qualità che ha, come magari in nazionale adesso che gioca più come seconda punta. L'altro punto di domanda, tutto perfetto adesso, ma le difficoltà verranno fuori, quello che ho detto prima, per lottare per lo scudetto devono essere tutti al top, quando mancherà l'uomo insostituibile, che è Lobotka. L'uomo insostituibile è Lobotka, quindi lì ci deve essere un'alternativa, un'opzione B, perché non ha nessuno che detta i tempi alla qualità di giocare di prima o... Allora, ha lanciato un altro di tema, che è Lobotka. Intanto volevo salutare Maurizio, prima so che devi dire una cosa. Un appuntamento. Dando un assist. Allora, venerdì, giusto? Venerdì 30? Nell'ambito di Campania Libri. Sì, sì. Esatto. Maurizio Giovanni mi fa un grande favore. A Palazzo Reale, Giardino Romantico. Hai tutti questi amici? Sì, presentiamo un libro che sembra non c'entrare nulla con Napoli, in realtà c'entra tantissimo. È il mio libro su Mourinho, è il 32esimo libro che dedicano a Mourinho, più della regina Elisabetta ne hanno dedicato, però questo è molto particolare. Si parla di leadership, si parla di un allenatore che è più napoletano di quello che voi potete immaginare, naturalmente, e Maurizio naturalmente renderà tutto questo un grande appuntamento, quindi venite venerdì a Palazzo Reale, sarà un piacere veramente. Possono venire tutti? No, tutti no, lei sì, quella viola no. Sarà una gioia, Ivan, anche perché il libro è delizioso. Poi Campania Libri è una grande iniziativa. Lo so che tu non lo puoi dire tu, lo dico io molto volentieri, è un libro veramente interessantissimo, godibilissimo, che si legge veramente in una volata e che dice molto, al di là di Mourinho, sul sistema calcio dal punto di vista della comunicazione. Quindi veramente tutti a venire, ci faremo una bella chiacchierata. Ci vediamo venerdì. Grazie Maurizio, intanto noi ti abbracciamo e ti diamo appuntamento di persona al bello del calcio. La pre-presentazione sì, la faccio un abbraccio al Pampa speciale. Al Pampa. Grazie Maurizio. Sì. La pre-presentazione la fai a Napoli, ma a Roma, però posso dirti una cosa, cioè Napoli è la tua patria, ho deciso di farla a Napoli. Perché quindi il tuo cuore sta qui, perché mi porta so. Fortuna. Quindi anche tutto parte da Napoli. Una buona comunicazione nel calcio a Napoli è difficile scriverlo. Non ti scriverà mai. Infatti l'ho scritto a Roma. Appunto. Vuoi sapere con uno molto particolare. Vuoi sapere di cosa si occupa DB Energy? Te lo dice Claudia. Sì, stasera siamo lieti di presentare a tutti i nostri telespettatori un nuovo sponsor che ci farà compagnia per tutto il campionato. Vediamo di cosa si tratta. Produzione di energia da fonti rinnovabili? Riduzione di costi in bolletta? Premi in denaro ed incentivi? Ora si può! Chiama DB Energy. Ti basta costituire una comunità energetica. Gruppi di cittadini, attività commerciali, piccole e medie aziende, condomini ed enti pubblici. Un team di professionisti ti offrirà una consulenza gratuita per costituire la tua comunità energetica, realizzare e monitorare il tuo impianto fotovoltaico. DB Energy, il tuo partner ideale per l'efficienza energetica. Grazie a DB Energy. Claudia! Che c'è? Guarda chi scrive, non diciamo chi. Ah! Che ci sta guardando pure lui. Pure lui ci sta guardando. Pure lui, tutti ci stanno guardando, quindi non guardano la nazionale, guardano noi. Hai capito. E fanno parte della famiglia, naturalmente. Allora, Marta. Sì, allora. Bella domanda, complimenti. Al volo leggo un messaggio che ma è arrivato. Ma non puoi dire subito da Marta, parte di Mario, che dice Zazzarori e Kesheten, ma non è che fosse il fratello di Fedele? Puoi tradurre Claudia per... Il fratello di Fedele. Io perché dovrei essere fratello di Fedele? Il fratello di Fedele, perché?
No, dice che Chetan sembra il fratello di Fedele. Ma io no, ma Enrico, no. Voglio dire, Enrico ha un'altra idea, ma poi non ti somiglia, non lo so in che cosa. Guardare cioè, così che c'entra, non c'entro niente, non niente. Niente. Non e gli poi, somiglia fisicamente, non sono di Nola. Cioè, non... Salutiamo Enrico Fedele intanto, perché in qualche modo lui ci deve essere, no, invece diciamo che... viene sempre nominato. No, c'è cose diciamo più interessanti di Fedele, secondo me. Con come? Fedele? Certo, perché stai bene tu. Anche lui ci starà guardando, quindi aspettati anche un messaggio. No, allora, Marta. Sì, visto che abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori marziani di intervenire, penso che abbiamo in questo momento un ascoltatore al telefono. Pure? Possiamo farlo intervenire? Certo. Ma visto che sei Radio Marte, mezzo. Visto che la serata di ritorno è uno one shot che ha voluto Claudia e ha avuto 40, Radio Marte per me resterà sempre Paolo Serretiello. Oh! Anche per noi, anche per noi. Allora, cogliamo questo ascoltatore che abbiamo al telefono. Pronto? Pronto, Marta Martinez? Sì. Sei Marta sì. Martinez di Radio Marte? Sì, sono io. Buonasera, che emozione. Io mi chiamo Mirello Romano. Ah, ciao, ciao. Ti vedo. Ti sento tutti i giorni in radio, dalle 7 alle 9, tutte le mattine. Ma non sono io sono dalle 14. Scusa. Scusami. Ma chi sei? È una bella radio e si vede. Avevo grazie. Chiamato per fare i complimenti. Bravo. Grazie, hai fatto bene. Hai fatto una bella trasmissione anche quest'anno. Ma hai sentito un'altra questa però. Questa qua dove state adesso? Questa, ah, questa è dire bella, che sì. Sono molto invidioso del signor Marolda. Ogni giorno mi chiedo, ma come fa a incollarsi così bene quei baffi? Ma mica no, se li incolla, sono i suoi. Ho visto che stasera è tornato no. anche Ivan Zazzaroni. Sì? Ecco, Chetan. Vedi, è veramente over channel da Mediaset, è arrivato fino in Coppo Vomer. Ha fatto un bel comunque viaggetto. Ho chiamato per dirvi che sono molto felice questo lunedì. Ah, perché? Sono felice. Perché? Perché il Napoli non ha giocato. E quando il Napoli non gioca, siamo sicuri che almeno non può perdere. Vabbè, scusate. Il campionato può pure finire qua. Oh no? Sì, sì. Vi saluto. Grazie, grazie. Veramente un intervento costruttivo. No, interessante. Anzi, quando hai di queste telefonate non passarle. Vabbè no, continuate a telefonarci perché sono degli soprattutto... No, come continuate a telefonarci? Dai, no, perché sono degli interventi costruttivi. Andiamo avanti, i baffi sono veri? Grande questo I microfono, baffi sono veri? Marta, non sì, ti sì. si vede? È troppo grande questo microfono. La è prossima vero? Volta più grande ancora. Allora, andiamo all'instant quiz. Gennaro, hai news per noi? È chiaro che il momento ha aiutato anche un po' forse nella scelta. Ha orientato... i nostri telespettatori, vince chiaramente Kvaratskhelia con il 76% dei voti, ma devo dire che Insigne ha fatto meglio del Partito Democratico, quindi in questo almeno può essere contento. Prima della pubblicità abbiamo un attimo, un giro veloce, dai, così chiudiamo anche l'argomento Simone Raspadori, anche perché c'era Gianni Parisi che aveva una domanda, quindi lanciamola a loro, un giro veloce prima di andare in pubblicità. Tu hai detto, beh, questa rivoluzione. Sì, questa rivoluzione che c'è stata all'inizio di quest'anno, non si poteva fare un po' di tempo prima, qualche tempo prima, tipo durante il famoso ammutinamento, quella brutta storia. Non ha avuto il coraggio Ciccio. Il Napoli e soprattutto De Laurentiis, non ha avuto il coraggio di farlo. Non ha avuto il coraggio di vendere Koulibaly a 80 milioni. Se l'è tenuto e ha sbagliato. Però aveva paura della reazione della gente, probabilmente, di essere trattato ancora. Peggio della gente. E questo è un aspetto molto importante, Gianni, perché nonostante il Napoli vada bene, ci sta ancora un pregiudizio verso De Laurentiis. Il Napoli va bene, ma De Laurentiis non c'entra. Il Napoli va bene, De Laurentiis se ne deve andare. E questo è un aspetto importante, perché se l'ambiente non capisce che deve unirsi in questo momento a Napoli, lo scudetto non tornerà. Sono d'accordo con te. Ma la scelta anche di vendere, però Ciccio, guardiamola anche... 80 milioni, devi mettere a nocca al collo che lo devi portare per mano. Ascoltami Ciccio, ascolta. Hanno occhi diversi anche, cioè nel senso a livello... I risultati che stanno arrivando è frutto anche di un lavoro dello scorso anno. Non hanno stravolto, come si vuol far credere, giocatori... 5 sono andati via e 3 sono due giocatori che hanno cambiato negli 11, sono due giocatori nuovi, ok? Io penso che ha venduto anche Koulibaly adesso perché il percorso dell'anno scorso insieme all'allenatore ha detto ok, io ho bisogno per far crescere un po' tutti Koulibaly, adesso lo puoi vendere. No. E loro insieme hanno ha venduto Koulibaly perché Koulibaly ha detto che non voglio andare. Una società può anche ragionare così o no, o si ragiona singolarmente, cioè il presidente ragiona da una parte, l'allenatore da un'altra e la squadra no, da un'altra. No, perché rischi di cambiare 5-6 giocatori importanti comunque tra quando? Quelli che possono entrare e quelli che quest'anno. Mentre invece nel corso degli anni ne puoi cambiare uno, ne puoi cambiare due. Tu ne hai cambiati due, tu vai a vedere i titolari, sono due. Ma anche lo scrambo. No, non puoi fare 11. La svolta decisiva è quella dell'anno scorso, quando De Laurentiis dice alla sua squadra
com'è che questi corrono meno del Milan che spende 40 milioni in meno di monte stipendi? Quella è la chiave, perché sta tutto lì. Tu hai liquidato giocatori che erano in là con gli anni e che avevano probabilmente anche ridotte motivazioni e hai messo dentro linfa vitale. Ma nessuno dice il contrario. No, c'è un altro aspetto. Sto dicendo che si è arrivato... E hai abbassato il monte stipendi. Fai parlare il conduttore. Qui abbiamo tre ex giocatori. Ah, poi guarda questa grafica. Lo scorso anno Navas. Il Napoli ha fatto un miracolo. Perché? Perché c'erano due giocatori a fine contratto, che dovevano, in scadenza, cioè, quindi che dovevano rinnovare, e puoi immaginare cosa può comportare per due giocatori che devono rinnovare con una società che non li vuole rinnovare. Avevano un giocatore come Koulibaly che volevano vendere due anni prima, lo scorso anno non arrivò una sola offerta, perché anche questo è vero, non arrivò un'offerta, quindi avevi un altro giocatore importante che è Fabian Ruiz, che aveva già detto che voleva andare via, quindi tu hai fatto un terzo posto con quattro giocatori in grande difficoltà da questo punto di vista, cioè anche nei rapporti, anche nello spogliatoio, esatto. Perché quando un giocatore deve rinnovare, che ha un'età avanzata ed è l'ultimo contratto, insomma, non è proprio il massimo dell'equilibrio, della tranquillità, della sanità, se poi ti arrivano anche delle mattonate, perdi le partite e ti criticano. Tre in scadenza. Certo. Mertens, Ospina. C'era anche Goulam, No, questo, posso, questa è una situazione che se si crea dentro uno spogliatoio è un disastro. Esatto. Che va gestita bene da tutti, ma prima, per primi soprattutto, sono proprio quei ragazzi che vanno in scadenza. Insomma, fino alla fine comunque ti devi comportare bene da professionista, eccetera, eccetera. Secondo l'allenatore, la gestione dell'allenatore diventa fondamentale. Però sai, questa cosa delle cessioni, ecco, Koulibaly, 50 milioni, 80 milioni, 100 milioni... Ci sono delle fasi di mercato dove sembra facile dire vabbè vendilo, a chi lo vendo? Chi è che mi dà quei soldi? Quindi si deve concretizzare anche il momento, anche il momento. Però qua hanno lavorato bene perché hanno lavorato con coraggio. Cavolo. E poi ci vuole anche la volontà di restare. E secondo me di questi quattro giocatori forse vagamente Insigne va la volontà. Mertens, ragazzi, era già 36 anni, non gioca neanche in Turchia. No, c'era l'uomo più importante che è quello che gestiva nel gruppo. Un po' il tutto era un riferimento per l'allenatore che nonostante la scadenza voleva rimanere dei Koulibaly. Quello che ha aiutato Koulibaly. L'anno scorso ha aiutato l'allenatore in maniera spaventosa, dentro e fuori dal campo. Da questo punto di vista poi alla fine, ma durante l'anno gli ha detto era il primo ad allenarsi, era il primo a tirare il gruppo. Che nessuno mi è stato coerente con quella che era l'idea. Continuiamo a parlare di questo, andiamo veramente un minuto in pubblicità e torniamo di nuovo al bello del calcio. Quanti anni hai di pubblicità? Però è più breve. A little party never killed nobody. So we gon' dance until we drop. A little party never killed nobody. Noi di Neofit proponiamo dei programmi di dimagrimento sia di brevissimo tempo come il programma detox di appena 5 giorni, sia dei programmi di dimagrimento di medio-lungo termine. Tutto ciò grazie alla combinazione di una corretta alimentazione studiata dal nostro team di nutrizioniste e biologhe e grazie all'ausilio di tecnologie innovative e all'avanguardia, tra cui Blue H Fit, che permette di perdere in media fino ad 1 kg e 200 grammi. Buongiorno signora Rita. Salve, mi fai il piano per piacere? Certo, subito. E adesso per favore mi carica i punti sulla carta, così avrò i punti per il premio che tanto desidero. Io scelgo Energas. Perché? Perché i prezzi del carburante del GPL sono vantaggiosissimi e fare il pieno conviene sempre. Inoltre c'è Energia Azzurra, la raccolta punti che vi premia con i prodotti marcati Calcio Napoli e con bellissimi premi per la vostra casa e la vostra auto.
L'offerta Energas è completa. Trovi gli oli lubrificanti adatti a tutti i motori e a tutte le tasche. In più, con Energas, gestire i veicoli della tua famiglia e della tua azienda è semplice, grazie ai buoni carburante nei comodi tagli da 10 e 20 euro. Sono sicuri, facili, veloci e soprattutto fatturabili elettronicamente. Io consiglio Energas a tutti, a mia madre, ai miei colleghi, a mia zia, alla cassiera, all'idraulico, all'elettricista. E comunque, tutte le info sulle stazioni, i premi ed altri servizi le trovi sul sito energiazzurra.it e su tutte le pagine social. Fai come me, da Energas fai un pieno di premi e un pieno di energia, azzurra naturalmente. When I'm lost in the city lights, and you're seeing life, 'cause you had a nice night with somebody new, someone to talk to, someone to be. Al nostro studio, grazie alle nostre ballerine del Bello del Calcio, lo studio B. Beh, qual è la domanda adesso? Qual è? Che cosa vogliamo fare? Allora, la domanda te lo... Prego. Vai! Prima. Stasera è arrivato un altro gol di un napoletano in nazionale, ha segnato ancora Kvaratskhelia da rigore. È un messaggio per Spalletti, abbiamo il rigorista? Attenzione. Quindi ha segnato anche Kvara di nuovo? Ma sì. Perché ma non potrebbero tenerli per sabato, domenica? Vabbè, li faranno anche sabato, evidentemente. Vabbè, comunque, in ogni caso... Sono ragazzi, Ciccio, che stanno andando, bisogna correre. Franco, Sebino. No. Il problema di fondo, secondo me, è questo. Diciamocelo onestamente. Adesso siamo tutti felici perché c'è il gol di Raspadori, c'è il gol di qua, però obiettivamente questa Nation League ha procurato danni impressionanti, sì, al campionato stesso e diciamo anche, tra virgolette, alla regolarità. Il numero degli infortunati è impressionante. Io dico che da questo punto di vista... Anche questo aspetto farà la differenza da qui al 13 novembre quando si fermerà per il Mondiale. Io non so se tutti gli infortuni sono veri oppure no. Comunque a proposito di Mondiali... Però devi alzare di più la voce. Aspetta Ciccio, a proposito di Mondiali, c'è Fabiola. Allora, per i Mondiali la nostra regia ha preparato questa grafica. Ecco, allora il pubblico, tra le favorite abbiamo Brasile e Francia con il 30 e il 20%, Argentina e Spagna 15%, Inghilterra 10%, Germania e Portogallo 5%. Ecco Claudia, hanno votato Brasile e Francia, ma attenzione al Belgio che non è nella schermata che vediamo, perché potrebbe fare un grosso colpo di scena. E ricordiamo perché ha dei grandi campioni, che il nostro Mertens appunto è nella squadra belga, quindi potrebbe rientrare in una percentuale alta. Il Belgio stanno in piedi, il Belgio. No, Francia favorita, ci sono dei campioni eccezionali a partire da Mbappé. Ma chi te le dà queste quote qua? Non sono quote, sono percentuali e appunto sono delle percentuali. Io ho scommesso con lui che l'Argentina non vince il mondiale, per me. Vabbè, vi fate da soli le... Infatti c'è una percentuale bassa. Fate ridere dietro, ridere. L'Italia che l'Italia non va. L'Italia non va perché non vuole fare. Quindi tu devi tifare Argentina. Non essere qualificate. Tu devi tifare Argentina. Napoli si tifa. Ci va l'Inghilterra che è fuori dalla Nation. Ci va il Galles. Fai salire quella quota. Noi cosa abbiamo detto? Ma facciamo vincere sta gente. Poveracci argentini. Messi, Dybala. Poveracci noi. Messi, Lautaro, avete Di Maria, 70% di inflazione, dai, su, diamo una mano a sto paese. Vediamo quando arrivano le bollette qua, come siamo messi. Lo so. Vediamo se no diventiamo l'Argentina. Sta buono, non me lo ricordare. Allora, Sebino.
Ci dobbiamo... Allora, io ti faccio invece una domanda, ti riporto di nuovo sul Napoli, perché poi parleremo anche della Champions. Ci stiamo esaltando troppo, come dice Franco, attenzione, piedi per terra, abbiamo fatto una partenza giustissima, insomma, la classifica parla chiaro, però dobbiamo stare tranquilli. No, guarda, io ho sempre contestato il pubblico in questi ultimi anni, pubblico napoletano. Perché? Quando la squadra va bene, bisogna avere... Gioire. Sì, esaltarsi. Hanno preso tante di quelle bastonate. C'ha ragione anche i napoletani. Ci hanno preso tante di quelle bastonate. Arrivavano lì. E allora? Stiamo per arrivare? E allora che fai? Un po'. E dai. Ti metti lì, o vai allo stadio, stai in televisione, stai davanti alla televisione. Quando perdono è che non... Ma no, qualcuno così, critica, dai. Però lasciano andare. È uno sport, sono fatalisti. Bellissimo. Se sei tifoso di qualcosa, di qualcuno, di una squadra in questo caso... È bellissimo esaltarsi. Ma infatti sono la squadra va bene. Ok, poi sono perderà una partita, ne perderà due, adesso, cioè, perderà il treno dello scudetto. Ma sti cavoli, come si dice, insomma. L'importante è che non si esaltino i ragazzi. Oh, ma questo è chiaro. Questo è chiaro. Però che ecco, l'ambiente in questo caso... Che ci sia entusiasmo, sì. E l'ambiente deve invece essere. In questo entusiasmo caso... Entusiasmo ti aiuta. Sono... L'esaltazione magari ti porta fuori strada, soprattutto ai giovani. Vincere aiuta per esempio, a vincere. Si sta parlando... Un'altra banalità troppo, c'è? Si sta parlando troppo di vincere aiuta a vincere, dire un'altra di banalità, l'ha detta lui. Allora dico una... Quando piove non c'è sole, Non ci sono più le stagioni di una volta. I negri hanno la musica nel sangue. Poi, i negri hanno la musica nel sangue. Questo non si dice ormai. Non è un po' oltre, un po' come quella signorina la prima con... Tu l'assist, non dare la colpa a me, eh? Poi, mi hai dato l'assist. Quindi per me l'esaltazione è perfetta. Hai insistito. Quando la squadra va bene, guardate cosa sta succedendo a Roma. Un'esaltazione totale. E non stanno vincendo. Tutti matti, non lo so. Sì, però vincono, pareggiano, perdono. Allora, mi date di nuovo la classifica, Mourinho, per favore. È Mourinho così il capiamo un attimo, parlando anche delle altre squadre, chi invece può migliorare il suo status attuale. Franco, vengo subito da te. Perché, come abbiamo visto, oltre al Napoli, l'Atalanta e l'Udinese, subito dopo c'è la Lazio, il Milan, la Roma, l'Inter, che sono squadre appunto che ci hanno abituato anche molto bene. Allora, che cosa stanno vivendo in questo momento? Secondo, per non fare la supercazzola, io ti dico subito con sincerità che se la Juve recupera i giocatori che aveva preso per fare il suo campionato, secondo me torna lassù. Perché ha avuto un crollo però. No, ha avuto un crollo, ma se tu hai costruito la squadra su due pilastri, Di Maria e Pogba, e non ce l'hai né uno né l'altro, è evidente che paghi dazio. Poi ti dico di più, adesso l'Inter secondo me capiremo di che pasta è fatta, perché l'Inter quando riprende gioca con la Roma e poi va a Barcellona. In questo momento ha perso, recupererà Lukaku, però ha perso Brozovic che veniva considerato l'indispensabile come Lobotka per il Napoli. Squalificato per ti ricordi Franco, scusami, come ha chiuso il campionato l'Inter e come ha chiuso il campionato la Roma nello scorso campionato? Cioè il divario che c'era, adesso l'Inter si trova, certo dopo poche giornate, però si trova dopo la Roma, cioè 21 punti di differenza. Anche nel caso dell'Inter secondo me sono stati sottovalutati alcuni episodi. L'Inter ha perso 3 scontri diretti, 3 ne aveva: Lazio, Milan e Udinese, perché io considero ancora l'Udinese... A me fa piacere. Lo so, perché tu ci hai giocato. Benissimo. Allora, sapete con chi ha vinto l'Inter in campionato? Lo sapete? Lecce. Ha vinto all'ultimo minuto a Lecce. Torino. Poi ha vinto con la Cremonese e ha vinto con lo Spezia, che non era lo Spezia di adesso, a parte il Torino all'ultimo minuto. Quindi questo ti fa capire che la squadra ha problemi di natura fisica. Eh no. Eh sì. Eh no. Come no? Eh sì. Eh no. Se segna all'ultimo minuto vuol dire che la fisicità... No, è una lettura superficiale. Basta che guardi le prestazioni. Non essendo a Tele Lombardia o a Tele Friuli, possiamo parlare del Napoli. Ma siamo anche sul Top Calcio 24, non lo sapevi. Non me l'avevi detto. Hai capito, quindi siamo anche in Lombardia. Andiamo invece a parlare... della Lazio, lo facciamo con lui, con Nando Orsi, ma non perché dobbiamo parlare sempre in chiave Napoli, dobbiamo parlare in chiave Napoli, ma dobbiamo capire anche le altre come stanno vivendo questo momento, chi può recuperare, chi no, anche perché la corsa non è solo col Napoli, è con le altre, dico bene? Esatto. Oh. Nando Orsi, buonasera.
Forse un po', non lo so. Guarda che... Sembra dare Bibbia. Ma che... È il fratello di Nando. È il fratello di Nando. Non è lui. Ti stanno prendendo in giro. C'è un po' d'audio in studio, per favore? Infatti io saluto tutti, meno che un paio che stanno lì. Uno è Rambaudi, che non saluto, l'altro è Nella, che non saluto. Gli altri saluto tutti con grande affetto. Ecco. Comunque, Nando, poi ti aspettiamo lunedì prossimo, qui. La lametta. No, la dice che no, si deve fare la barba. Rambo, gliela portiamo lunedì. Ragazzi, la barba fa uomo vissuto, voi siete gente antica, vecchia, l'uomo, tutti quanti. L'uomo da puzzà. Ma tu non hai bisogno di essere vissuto, tu sei vissuto. Sei contemporaneo, sei contemporaneo. Senti, no, adesso cosa chiediamo, Nando? Scusami. Dobbiamo chiedere della Lazio, dobbiamo chiedere anche delle altre in chiave Napoli. Se la Lazio può vincere lo scudetto, così ce ne mettiamo un'altra dentro. Adesso che c'è il senatore potrebbe anche... Certo. Nando, dove può arrivare secondo te questo Napoli e soprattutto anche un occhio, uno sguardo alle altre? No, beh, ma il Napoli anche l'anno scorso le prime 10 partite mi sembra che ne aveva vinte 9 e ne aveva pareggiata una, quindi era partito benissimo anche l'anno scorso. Le prime 12. 8, quindi Gennaro. Io attenderei un attimo, 8. Però sta facendo bene perché è una squadra fresca, è una squadra tonica, è una squadra che gioca bene, che ha meritato e che merita i punti che ha a disposizione ed ha trovato nei ricambi che noi pensavamo che non fossero all'altezza, ha trovato invece nei ricambi dei senatori che sono andati via, ha trovato i ricambi giusti, adatti e motivati e quindi può far bene. Poi dopo Spalletti quando non lavora con giocatori di grande spessore, ma lavora con i cosiddetti, tra parentesi, soldatini, che non è un'offesa, ma sono giocatori che stanno sempre a disposizione, lui può mettere in pratica tutte quelle idee che può avere, che ha nel suo modo di pensare il calcio. Quindi il Napoli sta facendo bene nonostante a Ciccio Marolda non piaccia più Spalletti. Io non so se Ciccio Marolda, cos'è che non ti piace? Attacco frontale a Ciccio Marolda. Grazie, perché prima hai salutato con un abbraccio. No, Nando, la domanda è questa: qual è la dote di Osimhen? La dote. La smetti? Lascia perdere, Nando. No, la dote di Osimhen. È una domanda. Qual è la dote di Osimhen? Occhio, attento a quello che dici. Quella di un giocatore che ha una grande forza fisica, non è intelligentissimo tatticamente, secondo il mio punto di vista, stupido. Ma non vuol dire che sia intelligente come ragazzo, quindi questo bisogna sempre dirlo. E quindi bisogna servire in un certo modo, mentre quelli che ci sono ora, i Raspadori, i Simeone, sono giocatori, uno, che non danno punti di riferimento perché non sono fisici come lui. Si muovono forse in maniera diversa di Osimhen, e quindi in questo momento forse sono meno prevedibili. Hai capito? Hai capito? Okay. Al Raspadori devi trovare un posto, però. Perché Raspadori in questa squadra non ha posto. Se torna Osimhen, chi gioca? Dove lo metti? Scusa, Raspadori. Dove gioca Raspadori? Devi cambiare modulo. Non ha giocato il Napoli, lui deve attaccare sempre Spalletti. Ma sempre che, comunque. Io sto parlando di Raspadori, no. Che c'entra Spalletti. No. Dove lo metti a Raspadori? Perché stai attaccando lui? Spalletti mi piace. Se non litiga con se stesso, prima litiga con gli altri, va benissimo. Ecco, vedi? Lui deve sempre giocare Spalletti. Dove lo metteresti Raspadori? Rispondi alla domanda. In panchina poi entra. Allora ha ragione lui che non c'è posto per lui. Ma dove lo metti? No, in questo momento Raspadori Raspadori può giocare al posto di Kvaratskhelia, anche se sì, ma non dall'inizio. Non può giocare all'inizio. No, perché secondo me a Sassuolo giocava. O fai il 4-4-2. Dove giocava Sassuolo? Giocava a sinistra. Ma non puoi fare un Sassuolo. L'ultimo anno giocava lì. Però non toglieresti mai Zielinski, voglio dire. No, sto dicendo. È un campo. Allora, ti faccio voi non sapete una cosa. Fino all'altro giorno, fino a quest'anno, le soste arrivavano dopo 7 partite. 7 partite, una sosta. Quest'anno 9 partite. Cioè. Attenzione, da prossimo sono 12. Quindi per 12 partite consecutive le squadre giocheranno per 42 giorni. Fai il calcolo, 42 diviso 12, e cosa ti salta fuori? Quindi è chiaro, sto dicendo, potenzialmente è una grandissima alternativa, certo. Che può giocare o al posto di Osimhen se non c'è Osimhen. Ma quello che sta dicendo Ciccio è un'altra roba. Ma non può giocare titolare adesso. Non trova posto come titolare. Perché in questo momento non devi cambiare sistema. Ma non può giocare in 12.
È quello che sta dicendo. I titolari sono Osimhen, a destra Lozano, Politano e Kvara. Però scusate, avete sempre detto... Kvara, Spadoni, devi cambiare modo. Ma non devi cambiare modulo. 4-4-2 lo metti a fianco. Abbiamo detto che Zielinski gioca bene da interno, vuol cambiare, cioè Anguissa, Lobotka centrale. Quindi tu lo tieni in panchina, però. In questo momento sì. Ma non si può poi parlare di panchina. Allora, io vi ho appena spiegato, io devo venire qua per insegnarvi. Allora, attenzione. 5 cambi. Attenzione ai caschi. Nei 90 minuti, 5 cambi. Sono tutti titolari, cioè quelli lì. Quindi c'è una panchina lunga, sì, e quindi dà la possibilità di avere una squadra un po' più completa. Al meglio un giocatore come Raspadori. Se io a Raspadori gli chiedo di fare una partita come Kvara, che deve tornare a avere 60 metri di campo, 70 e andare, non lo può fare, non ce l'ha la gamba per poterlo fare. Non ha la gamba per fare quel lavoro, non ce l'ha la gamba per fare su e giù. E non di su e giù non si dice, perché Vabbè, ma tu sei sempre lì, però sempre lì è la gamba su e giù, e per fare quel lavoro, ragazzi, scusate, non si può parlare più, non si può parlare più. Scusate, secondo me questa è la vera forza del Napoli, che Simeone e Raspadori stanno in panchina. Bravo. Di volta in volta, entra uno, poi vuoi far riposare la tua punta? Benissimo. Partire al Ciolito da titolare. Bravo. O partire questo da Raspadori. Questo è come non ci sono più le stagioni. Basta. Di una volta. Perché rovinare una squadra che sta facendo bene, calcio e stravolge tutto per far giocare titolare Raspadori. Che vuole far giocare Raspadori titolare. Ciccio ha detto una cosa diversa. Lo state interpretando male. No, ha detto... Devi trovare spazio, si deve sedere. Sì, vabbè, ma questo è un'altra cosa. Lui sta dicendo, se Spalletti dovesse mettere Raspadori, deve cercarlo di utilizzarlo nella maniera giusta, più idonea per lui e per la squadra che rende. Se mi fa le partite come me l'ha fatte da centravanti puro nell'altre partite, giochi con un uomo in meno. Certo. Poi se fai la partita nell'area avversaria, lui ha qualità tecniche straordinarie nel inventarti la giocata. Ma non può fare, perché fisicamente lo sovrastano, lo massacrano e ti ripartono sempre. Nando! Queste due partite di nazionale ha fatto due gol da centravanti e questo non potete dimenticare. Con Scamacca vicino. Mancava Biancaneve, fra lui e Gnonto mancava Biancaneve. Vabbè, ma sono due, cioè voglio dire, se pensiamo che Raspadori riesca a tenere il peso dell'attacco da solo giocando da prima punta, secondo me sbagliamo. Punto. Io non la vedo così. Però io ti dico che la gamba di Raspadori è una gran gamba. Sì, Ivan, per non per fare la fascia. Ma scusa un attimo, c'hai Mario Rui che è sempre di là, hai Zielinski che ti va a coprire. Non è che devi fare tutte le volte su e giù. Scusami, ti chiedo una cosa, Raspadori somiglia a Mertens? No. Scusa, cioè, quante volte ha giocato esterno Raspadori? E quindi? Perché io mi ricordo che giocava più Bogà, Insigne, da una parte, e come si chiama... Berardi dall'altra. Quindi avrà giocato una partita, due partite, tre partite. Dai. Dove? No, quest'anno ha giocato sempre. Bogà non ha giocato. Era Atalanta? Sì, lo so. Quest'anno ha giocato. Siccome abbiamo parlato del Sassuolo, che quest'anno tu l'hai visto, l'abbiamo visto, eccetera. Quest'anno ha giocato lui. Ma non può fare con compiti diversi. Non fa quel tipo di ruolo, ma sempre lì. Secondo me lo perdi anche lì. Lui va negli ultimi 45 metri, li fa tranquillamente. Ho capito, lo perdi, perché secondo me è uno che sa fare gol. È uno che sa fare gol, deve giocare centrale, non deve dare riferimenti, deve partire ai 20 metri, ai 25 metri, e lì va benissimo. Dietro Simen. Ma non altro, certo. Ma dietro Simen, se lo fai giocare dietro Simen, devi levare Zielinski. Improponibile. Oggi Raspadori si deve accomodare in panchina. Il 4-2-3-1 devi stravolgere la squadra. Ma non devi cambiare. Il 4-2-3-1 ha ragione Pampa, deve stare in panchina. E nel momento opportuno. Tutte le squadre ci sono i titolari e le riserve. Quindi in questo momento Raspadori, come Simeone, anche se gioca al posto è una riserva. Ma siamo tutti d'accordo. Ed è forte. Ma chi è che non è d'accordo? Zazzaroni. No, tu non sei d'accordo. Tu devi criticare sempre Spalletti. Esatto. Allora, devi sapere una cosa, prima di passare e di salutare Nando, che Ciccio è stato tutta la scorsa stagione, tutto il tempo a dire Spalletti dove lo metto. Una volta stava Spalletti, ai piedi del letto, un'altra volta stava sul capo, insomma, un'altra volta fuori al balcone, un'altra volta... Adesso Spalletti dove sta?
No, no, ecco. Spalletti ce l'ho, c'ho la foto sul comodino di Spalletti. Adesso sul comodino? Alla destra o alla sinistra? No, io dormo a destra, quindi... Intanto però salutiamo Nando perché si sta annoiando. Nando, ti aspettiamo qui in studio? No, non è vero, non mi sto annoiando, anzi, mi mancate tanto. Questa sera ti dico, ti sei perso dei momenti veramente straordinari. Sto commentando il dopovoto. Non ho capito. Mi sembra un giornalista di Repubblica che sta commentando il dopovoto. Chissà perché. Il dopovoto? Sì, non sento perché ha detto, basso, non ha sento. Detto che sembri un giornalista di Repubblica, non so perché è Repubblica, che bello, che sta commentando il dopovoto. Poteva dire pure il Fatto Quotidiano, è la stessa cosa. Dopovoto. Hai capito? Ma infatti è proprio così, perché mi hanno chiamato a commentare le votazioni e stavo proprio, ero vestito proprio da coso, dall'altra parte, come si chiama, quelli che hanno perso. Nando, senti, no, qui c'è, mi sa che sono tanti quelli che hanno vinto qua dentro, eh. Però scusa, facci dire cosa pensa lui di Raspadori, io lo metterei. Secondo me Raspadori può fare, Raspadori non è una prima punta, ma è una grande seconda punta. Da seconda punta, secondo me, può fare tantissimo. Se tu gli metti qualcuno che gli fa il lavoro sporco lì come davanti, che anche, è un riferimento, certo. Secondo me Raspadori. Però, come ha detto il Pampa, se giochi 4-3-3 e una punta soltanto, il titolare Osimhen. E allora dice Ciccio, devi cambiare modulo. Quando è una cosa sbagliata, la dico io. Quando è una cosa buona, la dice il Pampa. Bravo. Grazie Nando di questo intervento, noi ti aspettiamo qui in studio, questa è la nostra grande squadra del bello del calcio. Claudia. Noi scegliamo Energas perché i prezzi del carburante e del GPL sono vantaggiosissimi e fare il pieno conviene sempre. In più c'è Energia Azzurra, la raccolta punti che ti premia con prodotti marcati Calcio Napoli e con bellissimi premi per la tua casa o per la tua auto. Tutte le info le trovi sul sito energiaazzurra.it. Ecco, però chiama Bettina e ti dico tutto io, www.bettinacapevacca.it. Vuoi consigli per risparmiare davvero? Studa luce. Stacco puntatore. Ciao Bettina, vieni. Posso allora stare un po' con voi? Certo. Vieni con noi. Conduci tu. Ma sapete fare un sacco di cose. Tanto. Cioè, voi fate il giurato, l'opinionista, il giornalista. Ma la tenete qua la paletta e il secchiello, quello che vi danno di là? No. Ma no, il Zazzeroni, 7. Come siete sexy, da uscire. Ma non puoi fare. Pure io, versione Zazzeroni. È troppo bello, è troppo bello. Allora, la signora Bettina, come ti dicevo anche prima, l'interviente del Napoli, Calcio Napoli. Io appartengo proprio a Marco Aurelio. Conosce un po' tutto del Napoli. Però poi, devo dire la verità, viene anche qui a lavorare. Sì, però io ho dato i diritti d'immagine a Marco Aurelio. Cioè, lei si chiama Marco Aurelio? Praticamente lavora negli spogliatoi? Sì, però noi abbiamo dato tutti i diritti d'immagine a Marco Aurelio, ma proprio tutto Castelvolturno, tutti i giocatori, ma noi volevamo chiedere, la moglie Charlie. Io non mi posso far vedere molto che Marco Aurelio ha i miei diritti. Lei però può risolvere il nostro problema, il rebus. Sassa, prova, parla qui. Mo te spiego. Cioè, questa sera qualcuno di noi ha detto che ha una dote, Osimhen. Tu che sei stato uno spogliatoio, che dote ha? Non posso parlare, perché è stata una settimana un po' difficile. Io non dico niente dei miei ragazzi, me li coccolo con attenzione, però oggi mi sono divieta e sosto. Cioè, in che senso? Con tutti questi partiti davanti e dietro non ce la faccio più. Ho dovuto fare la valigia a Raspadori e le vitamine Akbar, o gel allo zano, le olive a Olivera. Le babbucce vuole. Come le olive a Olivera? Sì, perché loro mi chiedono un poco di piacere, capito? A uno ci porto un gatto a fa pipì, un altro ci porto un cane in giro. Li voglio bene, ragazzi, però hanno un solo obbligo: a vincere. Vincere, a noi ci servono i punti. Poi sono stata molto tempo a telefono questi giorni con... Ma sta facendo anche... Che cos'è? Con Fabio e Paolo. Ah, Cannavaro. Mi vogliono. Mi volevano affidare tutto spogliatoio e Benevento. Eh beh, sì, perché il nuovo allenatore, insomma, del Benevento. Ma chi ce l'ha sto Benevento? No, ma che lontano. Ma poi è umido, non è... Ma poi io passo dalla B... C'è dalla A alla B. Vabbè, ho capito. Retrocedo. Pallone d'oro. Voi stiamo parlando di Fabio Cannavaro. È bello. Il fatto è una grande qualità. È bellissimo. Però ho detto, guarda, appena arrivi nell'A,
io vengo. Pure perché danno troppi coppa a casa. Io tutto che la povera inda che le coppe. Noi a Napoli non siamo abituati a tutti questi trofei. No. Diciamoci la verità. Quindi ci andrò in seguito. Vabbè, però comunque voglio dire anche Fabio Cannavaro. È bellissimo. Appunto. La verità è quindi, bello Zazzarone. Fabio Cannavaro. Chi Fabio Zazzarone? No, Fabio Cannavaro. Ho anche 20 anni di più. Certo, però te ne chiedo c'è Zannarello, mamma mia. Vabbè, ma signora, sì. Voglio dire, lei però, anche che c'è la moglie che ci guarda, poi dopo. Vabbè, ma lei lo sa che è bello, però okay. Pure Ivan Zazzaroni. Ma sapete che io ballo la salsa e il merengue? Merengue? Mi potete dare il 7, Ivan Zazzaroni. Sento perché lo do il 7. E date, mi faccio un poco di salsa e il merengue. E questo sarebbe cosa? Questo è samba. Ah, questa è la salsa, ma mi sto preparando con la salsa. Ma vedo che avete anche un gomor lì. Sì. Avete anche un gomor. Qua quando uno sbaglia, i giocatori, sparano proprio. Brava. Ecco, Gianni Parisi. Questo Gianni Parisi, grandissimo Gianni Parisi. Va bene, io me ne vado. Va bene, allora, può andare. Signora Bettina, grazie di essere qui. Il fatto delle coletera, quella cosa delle ali, tutto. Però lo dovete imparare perché io ve l'ho capito, detto. Noi aspetta, siamo molto avanti. Lo diciamo a Franco, lui è lo bravo. Capisce? Vediamo. Signor Franco, quando ad Hong Kong un moscone sbatte le ali, a Napoli già l'hanno schiattato. Io non capisco, non capisco che cos'è, però siamo molto avanti. Okay. Me ne vado, vi lascio. Sì. Mi foto, nulla, possiamo andare. Promesso, deve essere una minaccia. È una minaccia, è perché se noi schiattiamo capa tutti i giocatori. Ah, scusami, devo fare. Io ho fatto un fan club per Zazzaroni. No, sì, l'abbiamo fatto io, pure. Mia madre Ivana Giulia, poi abbiamo Patrizia Claudia e Bandanara. Ho capito, quanta gente ci sta in questo sì, fan club? Sì, ma tre e noi, ma siamo solo tre di noi. Okay. Se gentilmente mi può fare un selfie, vai. Vai, Loredana, vai. Ma come? Il selfie dove va? Che è? Vabbè, me lo fa lei a casa. Andato, dai, a casa. Ma quando come bella Zazzaroni, permetti, me ne vado grazie così. Grazie Bettina. Missione Zazzaroni. Eccola. Grazie, una collettina pubblicità, ci vediamo tra pochissimo. Ordinaria. Fin da bambini muoviamo i primi passi alla scoperta del mondo, imparando ad amare l'ambiente, come una mamma si prende cura del suo piccolo appena nato. Perché se ti prendi cura dell'ambiente, l'ambiente si prende cura di te. L'Igiene Urbana Evolution si prende cura dell'ambiente e di te. Trovi news, gossip, esperienze esclusive. Star Casino Sport, il nuovo modo di vivere lo sport. Con Euronic Stufano, il ritorno a scuola si fa più interessante, con sconti fino al 50%. Asus Chromebook con schermo da 15 pollici Full HD, tuo a 279 euro. Canon stampante multifunzione Wi-Fi, tua a 99 euro. Prima rata a gennaio 2023. Con Euronics Stufano, il ritorno a scuola si fa più interessante, con sconti fino al 50%. Euronics Gruppo Tufano. Un posto dove sentirti il benvenuto. Un posto dove potrai apprezzare i sapori di una volta. Dove la tradizione della cucina partenopea è presente da oltre 50 anni. Una cantina di vini per ogni esigenza di gusto. Una sala privé per la tua cena romantica. Tutto questo siamo noi. Ristorante Pizzeria Alba La Grigliata, a Casoria, Via Nazionale delle Puglie 276. Info 081 759 34 14. Seguici su Facebook e Instagram.
Eccoci rientrati. Allora, dov'è? Mi sono persa Zazzaroni. Impostazione web. No, guardavo soprattutto cosa faceva l'Italia, che ormai mancano 10 minuti, 2-0, quindi okay. Dovremmo essere nelle final four di Nation, siamo fuori dai mondiali e abbiamo vinto gli europei. Cioè questo si chiama la contraddizione assoluta. Esatto. Cioè, come per dire, quando organizzano tutti questi tornei, il valore tecnico sfuma, perché vinci gli europei in un certo modo, di grande squadra, di grande gruppo, vabbè, pareggiando sempre, vincendo i rigori, ma comunque beh. Esce dai mondiali per due rigori sbagliati con la Svizzera e adesso è nelle Final Four, mentre l'Inghilterra e il Galles, ne parlavamo prima, che vanno ai mondiali, non, ci sono. Non ci sono. Cioè, anche la Francia. E la testa. Dice il Papa è la testa. È la testa, certo, di quelli che comandano, che fanno un testo. Senti, diamo i numeri. Diamo i numeri. Perché noi sempre diamo i numeri, diamo e numeri. Li daremo anche stasera, guardate. Cosa sono questi? Guarda i numeri. Kvaratskhelia, 7. Io sono Georgia, non è uno slogan politico, ma una dichiarazione di protagonismo. Ci sta abituando a gol impossibili, ma decide di tranquillizzarci. Sa segnare anche a porta vuota e ormai si diverte a colpire gli avversari per propiziare gli autogol. Vorace, divora la Macedonia in due bocconi. Fruttariano. Raspadori, 7. In una prestazione in Super Giù tira fuori il coniglio all'ischitana dal cilindro, mi mando un colpo alla Dries Mertens con qualche sfumatura di tiragir. Evidentemente l'azzurro gli dona, regala agli italiani l'unica soddisfazione dell'anno declassando gli inglesi in Serie B di Nations League. Ma a fine partita scambia la maglietta con uno di loro per provare ad andare al mondiale in incognito. Chiamatemi Jack. Sosta nazionali, 3. Tra illustri nasi rotti e infortunati che non risparmiano nessuno, l'unica nota positiva è il gol che sblocca Lozano, che adesso per scaramanzia giocherà le partite col Napoli indossando la maglia del Messico sotto quella azzurra. Resta da chiedersi se abbia senso interrompere i campionati per delle sfide tra nazionali senza una vera posta in gioco, ma forse, evidentemente, c'è di mezzo la lobby dei fisioterapisti. Il brutto del calcio. Il bello del calcio. Ecco, questa è la rubrica di Marco Breio, invece la voce era di quella signorina lì, è vero? Sempre innocente, nel ecco, senso ho capito, io... però stai imparando qualcosina in più, sì, eh? Sì, sto imparando anche cose, sì, assolutamente. Spiegheranno anche le nostre rubriche. Assolutamente, e tra poco, quando tu mi dirai, ecco, io voglio proprio parlare a tutte le donne che in questo momento sono sul divano e stanno odiando il proprio marito che le costringe a guardare il bello del calcio, loro non se ne fregano niente, ecco, io parlerò a loro e spiegherò a loro quello che ho capito. Guarda questa settimana. Marta, ma sei seduta? Sì. Alzati. Perché? Cosa fatto? No, dico, ah, finalmente, perché non ti vediamo, hai capito? Vediamo solo questa testolina che a volte viene anche fuori meglio. Dalla... E invece no, guarda che bella che è. Ecco. Bella. Ma come no? Non puoi per trattare Marta. È una carogna. Brava. No, dico, devi, poi a un certo punto devi toglierti i sassolini dalle scarpe. Ma che tornata, è tornata. È tornata anche la nostra Fabiola. Allora, dai, andiamo avanti. I voti che avete dato sono assolutamente inutili. Sì. Ovviamente non creano ma nessun tipo creano alimentano non creano discussione dibattito, no ma semplicemente no. Perché il Napoli perché non ha giocato 7-1 7 all'altro campionato. Cosa vuoi dire, ah, che bravi vabbè, bravi è un Napoli primo in classifica, non possiamo Napoli dare dei voti, ma differenti. La cosa fondamentale è proprio questa, cioè che è primo in classifica e ha una partita complicatina. Quale? La prossima. Quale? Tu lo sai. No, quale? Tu lo sai. No, tu lo devi dire. Io lo so. E allora lo devi dire. E non te lo dico. E non lo devi dire. E non te lo dico. Non lo devi dire. E non te lo dico. Non lo devi dire. E vabbè, lo dite, non lo dite, lo dite, non lo dite. Il Napoli deve giocare oppure no? Gioca. Ecco, con chi? Io lo so, ma non lo dico. Ma non si può. Non lo so! Ecco! Come non lo so? Oh, ma dai, sei matto! Ma sei matto contro il Cairo? Vuoi che non lo sappia che è il mio concorrente? Contro il Toro. Quindi ho tre motivi. E subito in più. Dopo Champions League. Non attenzione. Lo so, che col Toro, non lo so. Questo è appunto un turno di campionato importante, ma tutti sono importanti. Per il Napoli contro il Toro, che partita sarà? E poi subito dopo, a proposito, c'è la Champions League. E quindi l'Ajax. Tu stai guardando già, sei oltre? Perché io sto guardando tutto. Questa col Toro, che partita sarà? Voglio fare un giro veloce con tutti i nostri ospiti partiamo dalla tifoseria, ok? Sì. Come si deve comportare in questo momento il tifoso, ma soprattutto che partita ti aspetti, Gianni, tra il Napoli e il Torino? Posso... Vai.
Da tifoso? Da tifoso. Ma una grande bella passeggiata. Ah sì? Sì, divertente, divertita, con, grande, con tanti gol, con no, tanto entusiasmo. Che partita? Toro. Torino. Allora, col Toro tanti gol non si fanno mai, anche mai. Perché poi Milinkovic Savic fa sempre il fenomeno, esatto. Con Napoli io ho fatto una premessa da tifoso. Allora il calcio non è una scienza esatta, la verità non c'è. Se da tifoso è questo 6 a 5 secondo te finisce? No, prende 6 gol. 3 a 1 fa sempre migliore in campo. Allora sì, secondo me Franco, dai, io ho visto Inter Torino. Davvero gli ha avuto vita dura molto l'Inter, dura. Per cui secondo me è una squadra che sa difendere molto bene ed sarà una partita complicata. Mentre invece, secondo me, sarà meno complicata del previsto quella con l'Ajax. Vedrete. Sì, perché tra l'altro con quella partita con l'Inter che tu parli, erano addirittura 8-9 dietro, sì, dietro l'area. Sì. Non dietro la metà campo, dietro il pallone, dietro l'aria. Sì. Lasciamo le due punte davanti. E io ho paura sempre di quel portiere perché con Napoli fa sempre il fenomeno. Milinkovic sempre il migliore in campo. Seba? Non vedo tanti gol. Io ho l'impressione che decida sempre il Toro quale partita viene fuori. Se stanno bene ti mettono in una difficoltà esagerata. Se stanno bene. Juric a volte si lamenta che perdono un po' di colpi e allora ok. È una squadra che quando ha palla adesso sa giocare anche. Sì, ha preso due hanno gli esterni, hanno i trequartisti. Vlasic. È una squadra che ti mette in grossa difficoltà solo se però ha il 100% della condizione atletica. Marolda? Il Torino è una squadra che ti può dare molto fastidio. Io mi auguro che il Napoli vinca e vinca anche bene per dare una lezione già ad allenatori come Juric, che è uno che la mette... Il microfono? Mi hanno dato due microfoni, dice sei bravo. No, ho capito, parla, hai la voce bassa. Scusa, parla. Ho la voce bassa. Allora, tu di la verità, tu Juric, senti ordine com'è. Juric, non gli hai ancora perdonato lo scherzetto col Verona l'ultima giornata? No. E come no? Non mi piacciono quegli allenatori che spezzano solo il gioco, che non propongono niente. Per esempio, Tudor l'anno scorso era il peggior allenatore, pur avendo fatto buoni risultati col Verona. Sì. Però era per me uno dei peggiori allenatori, non mi piacciono quegli allenatori là. E Juric fa parte del gruppo degli allenatori che non mi piacciono. Di la verità, tu non hai perdonato Juric quella volta lì. Diglielo, costa diglielo, è vero. No. Tra l'altro, se non mi sbaglio, il Torino ha fatto pochi gol fino adesso. Sì, non ha punte. Le ultime tre squadre che fa gol, quindi 7-8 6 a 5. Sanabria, paraguayano, no? Adesso ritorno da te. Rambo? Io credo che il Torino sia la solita squadra come l'Atalanta, come l'Udinese, che ti fa giocare male. Lo sbaglio del Napoli è se si vuole adeguare al ritmo del Torino. Il Napoli deve far valere la sua forza, quella tecnica di far girare la palla, di far correre veloce la palla come sa fare e di andare poi con i tre attaccanti contro i tre difensori. Poi è una scelta loro se abbassare i quinti e andare in inferiorità numerica o in superiorità numerica in difesa. Però io credo che lo scontro individuale farà la differenza per il Torino, ma il Napoli ha la qualità in più, ne fargli girare la testa, di farli correre a vuoto. Attenzione, stiamo tornando alla prima parte di trasmissione. Queste sono le partite sporche? Non devi farla diventare sporca. Devi metterli in condizione che loro devono adeguarsi a te e tu non a loro. Poi bisogna vedere le scelte che farà Spalletti, perché è il martedì. In funzione, il martedì gioca con l'Ajax. C'è anche questo problema qua, eh? Chiaro. Quindi non sarà facile... Io ho paura del Torino per le scelte che farà in vista dell'Ajax. L'Ajax ti fa correre. Se vuoi uscirne vivo, devi pensare a una serata in cui devi spendere tutto quello che hai. Perché è una squadra che ti fa correre dall'inizio fino alla perché? Fine. Perché il Napoli non può far correre col gioco che ha l'Ajax. Perciò ti dico, il salto di qualità deve essere lì. Devi pensare che devi consumare il massimo dell'energia a disposizione. E allora lì il ragionamento del Pampa secondo me è giusto, e cioè tra Torino e Ajax
fare i cambi che ti consentono di avere il serbatoio pieno. Ma non troppi. Però facciamo un esempio. Se io voglio, siccome se vuoi cambiare, vuoi tenere a riposo Lobotka, per dire, no? E quindi metti fisicità, ok, Ndombele, e quindi vai a fare una partita fisica con il Torino che sa fare quel tipo di partita. Sbaglio. Per me, Quindi che fai, giocare Lobotka? Io faccio giocare la squadra contro di loro, contro il Torino. Io devo far giocare una squadra che sa giocare, che fa girare la palla, che la palla non suda, loro sì. Quindi titolarissimi, diciamo così. Io sì, poi dopo i cinque cambi, Però, durante la gara. La domanda, io non voglio fare discorsi, non è stato così. Non voglio fare discorsi di scelte, ma non per me il Napoli deve giocare sul campionato. Perché tanto, anche se superi il tuo, ormai hai fatto 6 punti. Vince la Champions. La Champions non la vinci. Sono d'accordo. Chi? Napoli. Il Napoli vince la Champions. Però non puoi, ma scusami, è un peccato mortale adesso, hai l'occasione di qualificarti e la butti nel cestino. Ma non la stai buttando nel cestino. Ivan, io non ho sentito, sono vicino. Ha detto che il Napoli vince la Champions. Faccio vedere una cosa. Non ho sentito. Mi fa vedere una dopo. Fammela vedere. No, adesso devo andare a cercare. Aspetta, comunque, deve mettersi gli occhiali, deve un attimo girare sulle foto e poi dopo. Bisogna scommettere bisogna scommettere qualcosa subito. Io però vorrei a questo punto cogliere l'occasione per fare i pronostici. Attenzione, così registriamo questa puntata che siete tutti presenti e poi vedremo a fine campionato cosa succederà. Intanto però pensateci, vado dal nostro 12° uomo in campo, ovvero Gennaro Di Franco. Ciao Gennaro. Buonasera. Il 12° uomo in campo è una rubrica che è visibile sull'app del Bello del Calcio. E appunto dietro quella rubrica c'è questo volto. La rubrica oggi era Benedetta Sosta. Ecco. Perché per la prima volta un tifoso ha sperato che il campionato finisse proprio in quell'istante. Onestamente mi sono sentito per la prima volta come un tifoso del Barcellona, come un tifoso del Bayern Monaco. Primi in classifica in Italia e primi in classifica in Champions, il massimo della goduria, vero, un tifoso. Senti, che partita ti aspetti? La partita che mi aspetta è una partita tosta e, come dice Franco Ordine, noi abbiamo da vendicarci un attimino, perché a noi Juric ci è rimasto qua e quindi effettivamente è arrivato il momento di riscattarsi. Il Napoli quest'anno dà quella sensazione di freschezza, libero da ogni freno mentale, e questo ci sta facendo divertire tanto. A Zazzaroni vuoi dire qualcosa? Perché? Zazza, chi sta nell'anno nostro? Cosa ha detto? Quest'anno è l'anno nostro, l'anno buono, no? Si dice a Napoli. No, avevo capito, quante volte te lo dicono? Quante persone hai incontrato, tra a l'altro? A Roma, a Milano. Anche adesso, oggi, tanti, è stato un po' a Napoli, tantissimi, no? Sì, sì. E che cosa dicono? Zazzaro è l'anno buono? È la cosa che mi dicono, si fermano a Roma tu addirittura rispondi? Le macchine di napoletani che dicono, Zazzaro, quando torna, diciamo campionato, diciamo scudetto. Tu cosa rispondi? Certo, cosa rispondi? No. Mi mettono sotto, scusami. dicevo questo, al di là del mio ottimismo da tifoso. Vai. Ma credo che queste partite qui come il Torino, una volta noi soffrivamo e le perdevamo, c'è un'aria diversa, c'è un'atmosfera diversa che si avverte e secondo me superiamo brillantemente, perciò dico vinciamo 3-1. Io dopo le soste, le squadre... Un punto interrogativo, il campionato dopo le soste ci sono sempre sorprese. Quindi maledetto campionato, quello che dicevano anche, diceva anche il nostro amico tifoso. Dopo che ci sono i nazionali, si rientra. Maledetta sosta, perdonami. Cioè tu volevi fare il pronostico adesso? Un attimo, no, stavo sbagliato. Mi tratti male così? No. Sei montata la testa, Ma che è montata la testa? Vai. No, stavo dicendo, dopo la sosta gli allenatori hanno un compito in più. Di tenere alta l'attenzione, di trovare subito la concentrazione, perché i viaggi, le nazionali, si torna. Lo Zano arriva da... Da dove? Dove arriva? Gioca titolare lo Zano. Da Marte arriva. Quindi bisogna un attimo alzare quella sticella, tenerli sulle spine. Quindi è opera anche dell'allenatore, il buon compito. Sicuramente. Coppio. Allora, secondo me c'è questo rischio che dopo la sosta, perché poi... sia il Napoli, l'Inter e il Milan giocano il sabato e quindi se ti tornano tra mercoledì e giovedì hai praticamente 24 ore per preparare la partita, per cui lì a quel punto devi andare sulla fiducia, devi scegliere quello che secondo te c'è la squadra da mandare in campo, pensare che tutto quello che hai fatto
nelle settimane precedenti possa essere utile e mandarli in campo. Non c'è altro da fare. Non c'è il tempo materiale per fare altro. Sevino. Allora, molto semplicemente di queste cose ne parliamo spesso e forse pure troppo. Si costruiscono squadre con 25-30 giocatori, i più bravi ti devono far vincere le partite quando si rientra, senza tante palle, senza tante cose. Questo è, la differenza la fanno e l'hanno sempre fatta, per fortuna, i calciatori, quelli bravi, quelli più forti. E si devono prendere loro la responsabilità di vincere una volta una partita. Però quando rientrano, rientrano anche con l'entusiasmo. Guarda Raspadori, guarda Kvara, no Ciccio? Toglici un po' di buon umore. Io dai. Parto dal principio che devono giocare sempre i migliori. Poi... Ma sempre, ma non tutti i giorni. Tu, siccome perché? Giochi ma non tutti, ogni però, tre scusa, giorni, prima non del puoi farli giocare allora, sempre. Prima di Ranger, allora, hanno giocato i migliori? Il mio principio è che devono giocare sempre i peggiori. È così, chiama a fare. Fai giocare i peggiori. Fai giocare i peggiori. Vinci. Vinci e stai a posto. Bravo. Va bene, così ho accontentato. Bravo. Te la ricordi la nostra auto in studio? Guarda dov'è nello adesso? Studio B. Guarda con chi sta. Dov'è? Gruppo Farina. Nuovo Citroen C5 Aircross Hybrid Plug-in. Un punto di riferimento in termini di comfort, spazio e modularità. Si contraddistingue per il suo nuovo stile, che esprime maggior forza e carattere. Più deciso e dinamico, si identifica per la sua eleganza e per donare vero comfort alla tua esperienza grazie a una progettazione degli interni che ha messo il tuo benessere al centro della sua visione, con i sedili di nuova generazione Advanced Comfort e uno spazio a bordo in grado di accoglierti come fossi a casa. Un bagagliaio con un volume che può arrivare a 720 litri, in grado di racchiudere tutti i tuoi sogni. Offre l'ultima generazione di tecnologie per la guida assistita e la connettività, che trasformano i tuoi viaggi in un'esperienza emozionante e sicura. Incontra l'auto dei tuoi sogni da Citroen Farina, presente sia ad Agnano in via Scarfoglio che a Fuorigrotta in viale Kennedy. La Citroen C5 Aircross Hybrid Plug-in può essere tua a partire da 250 euro al mese, con incentivi statali in caso di rottamazione. Quindi... Eccoci rientrati in studio. Giada, ti stavi avvicinando 4-4 no, da Marta. No, da Marta, Radio Marta. Abbiamo finito andiamo. La partita? Oh! Il terzo allenatore della nazionale più vincente insieme con Sacchi. Immagino. Un allenatore che doveva dimettersi dopo essere andato ai mondiali. Vai. Con i due gol di questa sera la nazionale ha collezionato nella sua storia 1500 gol. Bravo. Grazie. Vai Marta. Allora, ti avevo promesso che avrei parlato di calcio, l'avrei fatto io e questo potrebbe meravigliare qualcuno. La rubrica si chiama Una regola al giorno leva il pallone di torno. Quindi donne, imparate per poter parlare di calcio con i vostri mariti. Allora, se vi siete sempre chieste cosa ci facesse quell'uomo al centrocampo che fischiava, bene, l'ho capito, è l'arbitro. E allora fischia semplicemente una volta quando inizia la partita, due volte alla fine del primo tempo e tre volte alla fine della partita. Cioè tu hai fatto questo intervento qua? Sì, dobbiamo partire cioè, dalle tu ti sei basi, stata step in piedi by step. Per sparare sta cazzata? No, 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 donne, ho detto sicuramente una cosa istruttiva per molte donne che in questo momento sono sul divano e se ne sbattono. Ecco, capisci? Ecco. Bravissima Marta, hai fatto bene. Tu hai detto è un bello del calcio femminile e noi no, abbiamo... No, sono un sacco di donne. Cioè, vedi, infatti, ma non tutti voglio dire che possono alcune conoscere... Alcune hanno anche rapporti, no? In che senso? Cioè con degli ospiti opinionisti. No, ma non è vero. Non sono storie? Non ci sono storie in giro. No, perché a Napoli almeno... parla, eh? No, non ci sono storie in giro, non mi risulta. Poi non ho Jenny, ti risulta fatto qualcosa? Ha fatto pandano Allora, scusa, cos'è la seconda palla? Questo ne possiamo parlare la prossima settimana. Non sono informata, non ho studiato la seconda palla, non lo so. Cos'è la seconda palla? A te non dovrei chiederlo. Andiamo in pubblicità, ci vediamo tra pochissimo. Questa dice... è l'edizione trash del bello del calcio. Ma quando pubblicità. Dice le seconde palle, sai che mi sembra da fastidio le parole?
Noi di Neofit proponiamo dei programmi di dimagrimento sia di brevissimo tempo come il programma Detox di appena 5 giorni, sia dei programmi di dimagrimento di medio-lungo termine. Tutto ciò grazie alla combinazione di una corretta alimentazione studiata dal nostro team di nutrizioniste e biologhe e grazie all'ausilio di tecnologie innovative e all'avanguardia, tra cui Blue H Fit, che permette di perdere in media fino ad 1 kg e 200 grammi. Buongiorno signora Rita. Salve, mi fai il piano per piacere? Certo, subito. E adesso per favore mi carica i punti sulla carta, così avrò i punti per il premio che tanto desidero. Io scelgo Energas. Perché? Perché i prezzi del carburante e del GPL sono vantaggiosissimi e fare il pieno conviene sempre. Inoltre c'è Energia Azzurra, la raccolta punti che vi premia con i prodotti marcati Calcio Napoli e con bellissimi premi per la vostra casa e la vostra auto. L'offerta Energas è completa. Trovi gli oli lubrificanti adatti a tutti i motori e a tutte le tasche. In più, con Energas, gestire i veicoli della tua famiglia e della tua azienda è semplice, grazie ai buoni carburante nei comodi tagli da 10 e 20 euro. Sono sicuri, facili, veloci e soprattutto fatturabili elettronicamente. Io consiglio Energas a tutti, a mia madre, ai miei colleghi, a mia zia, alla cassiera, all'idraulico, all'elettricista. E comunque, tutte le info sulle stazioni, i premi ed altri servizi le trovi sul sito energiazzurra.it e su tutte le pagine social. Fai come me. Da Energas fai un pieno di premi e un pieno di energia. Azzurra, naturalmente. When I'm lost in the city lights and you're seeing life, 'cause you had a nice night with somebody new. Someone to talk to, someone to be, someone that isn't me. That isn't me. Oh, someone that isn't me. Someone that isn't me. All right, so let me hear you get loud. Rientrati. Allora vado subito da Star Casino Sport, Fabiola. Eccoci Claudia. Allora, prossimo... pronostici. Sì, prossimo turno per il Napoli in casa con il Torino e sappiamo che la squadra di Juric è una squadra bella fisica, tosta, e... ma in questo periodo ecco ha segnato poco, per cui per il Napoli, che faccio? Dico il, quello che vuoi, il contrario, dire, come ho fatto l'altra volta. Pronostico al contrario come ho fatto l'ultima volta, che ha portato bene. Che ha portato bene, quindi vincerà il Torino. Mentre Fabiola per... dice che vince il Torino, perché così vince il Napoli. Zaza, è così, è tutta particolare, bisogna di captare. Il Viola, non so se poi il Viola... Allora di che vince, di che tutte e due, di che una volta che vince il Napoli, per l'altra volta che vince il Torino. Così. Dalla sì, Torino la mattina e di sera il Napoli, ok? Ecco. La rinviano? Mentre con l'Ajax, ecco, potrebbe essere una grande opportunità perché il Napoli porterebbe a casa 9 punti col girone e potrebbe rientrare negli ottavi, quindi Spalletti potrà concentrarsi in questo caso con la vittoria con l'Ajax al campionato, quindi concentrare tutte le sue energie con gli azzurri. Allora io invece, grazie a Fabiola, il pronostico a voi in studio non lo faccio fare sulla partita. Perché? Ma sulla vittoria del campionato, perché poi registreremo questa puntata in cui ci sei anche tu e quindi ci dirai la tua. Attenzione, partiamo da Ciccio Marolda, il Napoli dove arriva, anzi dammi la griglia, va, primo, secondo e terzo posto. È complicatissimo. Allora, Milan secondo, Inter terzo e Napoli primo.
Andiamo dall'altra parte, Gianni Parisi. Sì, Milan secondo posto, Inter terzo posto, Napoli primo. Va bene. Sebino Nela. Milan primo. Ok. Napoli secondo. Ok. Terza scelta. Eh beh. E che ne so, anche il terzo. Eh certo. Atalanta. Ok. Pampa. Ma è difficilissima questa domanda. Vabbè, certo, ma noi lo facciamo sempre all'inizio del campionato. Per me tra io al Milan non lo considero proprio. Mi spiace, Sevino. Per me tra Inter, Juve e Napoli. Vabbè, primo posto? Posto a Napoli. Okay. Che posso dire? Napoli, Juve. Sarei felicissimo che la Juve arriva secondo. Felicissimo? Sì. Sì. Napoli, Juve e Inter. In quel senso lo dicevo. Franco, ordine. In ordine. In ordine. Juventus, Napoli, Inter. No, aspetta, è Udinese e Atalanta, scusa. Quarto e quinto. Due ore è tornato. Non vuol capire. No, non vuol capire. Vabbè. Sfortunato. Che è successo? Rambo. Lecce. Dai. Io metto Monza. Napoli, Juve primi. E... Chi prima, scusa? A pari merito. Una serie 0-0 proprio. Milan e Inter. A pari punti, ovviamente. Fallo tu prima il pronostico. Ah, io l'ho già fatto? Vai. Primo il Napoli. Secondo il Napoli. Terzo il Napoli. Vabbè, non vale. No, vince il Napoli. Quello che spero io, Napoli, Roma, Lazio. Così vendo anche, non tutti i giornali, cioè vendo anche i giornalisti. Se finisce così. Io ti dico Napoli, Milan, Juve. E l'Udinese? Io vi dico che ci hanno telefonato nel frattempo un sacco di tifosi dell'Udinese e dell'Atalanta, soprattutto per Franco Ordine. Ti dico che tutti i pronostici li potrete trovare sull'app, perché non solo abbiamo registrato tutto, ma abbiamo anche chiaramente scritto tutto, quindi potete ritrovarli lì, così come potete seguire con noi chiaramente anche Napoli-Torino sabato. Vedi che non fa mai pronostici? No, perché sì. Dobbiamo punzecchiare o va bene? Le seconde palle? Ok. Le hanno tutti, credo, le seconde. Ecco. Brava Marta Martinez. Salutiamo il nostro amico Lello Marangio, che tra l'altro ha scritto un libro. Tanti libri, uno in particolare è proprio questo, lo sta presentando in questi giorni. Pagine gialle. Lello Marangio, Pagine gialle, la raccolta di racconti gialli più divertente che c'è. Lettore avvisato, mezzo assassinato. Esatto. Attenzione, poi ricordiamo anche che ha vinto il premio Troisi miglior scrittura comica con Il mercatino di Rocca Gioiosa. È il mercatino di Rocca Gioiosa, il suo libro precedente. E, grazie a Lello Marangio, poi sì, lo avremo anche qui in studio. Noi abbiamo terminato, ecco. Ma dobbiamo andare, aspetta, prima di lasciarti la parola, so che vuoi salutare, eccetera. Salutare i nostri amici di Alba che ci aspettano adesso per cena, ci faranno mangiare tante cose buonissime, Alba la grigliata, e poi voglio salutare tutti i nostri sponsor, chi ci ha visto da casa, chi invece era qui in studio, Neafit, il dimagrimento e relax, poi DB Energy, grazie per essere venuti qui con noi, e appunto dall'altra parte invece la famiglia Manfuso, grazie Daniele, grazie Domenico, grazie per aver creduto ancora in questo progetto del bello del calcio con l'igiene urbana Evolution. Io ringrazio anche Smart Studio Showroom che mi veste tutti i lunedì, e poi... Io ringrazio te che sei cresciuta tantissimo anche davanti, e... In che senso? Ringrazio... mamma mia! Ringrazio Alfonso 40 che mi ha invitato. Qua, insieme a te, siete stati carinissimi a fare questa. Mi è fatto molto piacere tornare a Napoli, sinceramente era un po' che non tornavo a Napoli, mi ha fatto tantissimo piacere, peccato che non c'era il sole perché ero abituato a un'altra Napoli. Guarda che sole che hai trovato, però, scusa, in studio. Esatto, però complimenti anche naturalmente alla televisione, Televomero, e ai italiani, e vi aspetto venerdì a Palazzo Reale, venite perché penso che sia una... spero anche non piova. Giardino romantico, sarà un modo anche per tornare a Napoli due volte in una settimana. Ecco, e poi però adesso mi devi dire anche la verità, insomma, cioè ti diverti più qui al Bello del Calcio oppure lunedì sera lì a Pressing? Lunedì sera. Non è vero, perché qui noi abbiamo il vero Iman Zazzaroni. E poi grazie anche per...
per come seguite il Corriere dello Sport, perché Napoli, ogni volta che vince Napoli, ragazzi, ci divertiamo. Quindi in bocca al lupo, divertitevi e speriamo di tornare. Ecco, grazie Ivan Zazzaroni, ringrazio tutti i nostri ospiti di questa sera, Franco Ordine, Roberto Rombaudi, Giulio Nera e Franco Assosa, Ciccio Marolda, grazie a Gianni Parisi, grazie Fabiola, grazie Gennaro Arpaia, grazie Radio Marte, quindi Marta, io ringrazio Aurelio Baiano con tutti i suoi gioielli, ringrazio Luigi Del Santo, il mio hairstylist e naturalmente tutto il pubblico di questa sera. Noi ci vediamo lunedì prossimo con la sottoscritta. E i sottoscritti. Ecco. Ciao. Ci vediamo lunedì e poi il giovedì, giochiamo d'anticipo. Ciao. Ciao.